Buonasera, benvenuti, siamo qua presenti ed emozionati per questo Nintendo Direct, siamo carichi a vedere Chocobo GP rimandato io vi sparo al mese prossimo. Tra l'altro adesso parto col giro di saluti e poi vi narro, vi devo dire due cose importanti. Sì, io devo anche sistemare l'audio. Allora, buonasera a Fede, buonasera a Chamdalias, a Sweet John, e a Cisco, che tanto mi ha detto che posso dirlo in entrambi i modi il suo nome, Cisco o Cisco. Buonasera Prawen e basta. Ok, invece di muovere il tavolo, perché succede questo, se muovi il tavolo, non fare di ferma. Oh no, siamo diventati dei personaggi di Silent Hill. No, decisamente ragazzi, no. Siamo qui riuniti, allora. Fammi mettere il link su Telegram. Ragazzi, 11 minuti che non vedo. Dove è Telegram? Ci siamo. Telegram? Tra l'altro, allora, stamattina... Brian si alza. No, è stato oggi pomeriggio che io ero al lavoro. Mi è arrivato questo video di lui che si autoriprendeva. Non era di lui che si autoriprendeva. Lui che riprendeva lo schermo del PC con la pagina ferma sulla pagina Amazon di Chocobo. Sei tu che fai rumore? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Questo splipping. Sì, forse io che muovo il coso qua. E io non dovrei sentire. Parla. Ok. Ah! Spavento. Ma che schifo! No, non può essere tu. E allora... Abbiamo 10 minuti per fare tutti i test dell'audio. Aspetta. Io non sento niente. Non c'è audio, infatti metteremo adesso... Jerry, allora... Metteremo adesso Stavo dicendo, mi ha mandato questo video di lui che inquadrava la schermata di prenotazione di Chocobo GP dicendo... Cioè questa? Esatto, com'è bello svegliarmi al mattino e sapere che Chocobo GP uscirà il 10 marzo. E gli ho detto, l'hai diseredato per 3 settimane. Invece di fare rumore. Adesso... Oh, 10 minuti. Oddio. Abbiamo 10 minuti per provare l'audio, quindi. Ciao Master Game, buonasera e benvenuto. Siamo tutti qua. Metti un video, quello di Texture. Non mi toccare il braccio. Ragazzi, quel video ha tipo 40 visualizzazioni, 45, che per il canale in cui è tanto. Sono tutte mie comunque, giusto che me lo sappiate. Inoltre, questa cosa la volevo dire a fine video, ve lo dico adesso, ma tanto ve la ripeterò a fine video. Il video acquisti è pronto, è terminato, dura una mezz'oretta. Come senti invece di parlare? Ok. Sento doppio. E quello è normale. Io sento bene. Loro non sento. Audio. E ora invece sì. Io sento piano. Secondo me quello che ha fatto la persona che ha fatto questo video è molto. Ma tu bravo. Davvero senti? Io sento pianissimo. Sento piano, ma per me va bene. Ma per me non va bene. Non è che qua è basso? Sì. È proprio lo schifo. Aia. Però. No, che ora è rientrato. Ok. Cioè, se faccio così. Io non direi quella frase con Brian al carco, ma. Con Brian al. No, ma vedere la faccia della ramaggia. Cioè, va benissimo però, eh. Perché è scivolato? Vabbè, dopo. Dovevo vedere la cosa di Kerb. Allora, non mi dire complimenti. Io ho messo musica senza copyright. C'era One Hour, tipo The Journey Begins. Mi ha fatto perdere la rana magica. La rana. Stimate. Vabbè, la mia collega mi scrive. Saluto la mia collega e amica Giulia, che vabbè, tanto non sarà in live. Cioè, tu hai preso una mostra senza copyright, che invece il copyright ce l'aveva. No! Sai, come Marilyn Monroe. No, si chiama tipo The Journey Begins, una roba simile. Di? E invece, secondo me, per Lost, per Lost, del video acquisti... Ho letto i cazzi. Non... Oh, no! Ops! E spero che non mi vengano a cercare. Per l'host del video acquisti ho messo un host di Final Fantasy 9. Ma secondo me nessuno indovina. Basta. Qual è. Tutti lo capito. Tutti che hanno giocato Final Fantasy 9. Bella. Io mi metto bella, qua con la bella. Con la fatto che hanno. Oddio. Che il director del film di Uncharted è in talk con PlayStation per far sì che Jack and Dexter diventi o una serie televisiva o un come film. Come rendi Jack e Dexter una serie TV o un film? Thomas l'ha detto che vuole recitare in un film così. Fa Dexter lui. Si mette nella spalla di Mark Wahlberg. Vabbè, esiste... Tom Holland, mio figlio, che è a Roma,
Infatti ci siamo sentiti prima, gli ho detto amore di mamma tutto a posto, mi ha detto sì, ho incontrato Rovazzi, i gli ho diritti... detto mi raccomando fatti cantare senza pensieri. I diritti dei film e dei giochi del Signore degli Anelli sono in vendita per 2 miliardi. E vai e compriamoli. Da mai, peggio di così. Allora, ma invece parliamo di questo benedetto Direct. Allora, Direct in cui... Nintendo che compri i diritti del Signore degli Anelli. In cui Nintendo ha detto che riguarderà giochi prevalentemente in uscita nella prima metà del 2022, questa cosa l'ha detta. Sì, sì, First Half, ecco. Quindi c'è solo che, anche quando è stato le tre dell'anno scorso, mi pare forse fosse le tre, mi pare. Se mi dai un altro colpo nel braccio, Nintendo, io gli do un pugno. Disse, tratteremo solo di giochi in uscita quest'anno. E poi ha tirato fuori Bayonetta 3. Quindi, onestamente, esce quest'anno Bayonetta 3. Poco ci credo che Nintendo forse mantenga. Secondo me, un Breath of the Wild 2 ce lo fa vedere. Fanno una cosa che spezza: un Breath se of the Wild. Ce lo fa vedere, ragazzi. Giuro che mi alzo. Ma è ovvio che lo facciano vedere. Il punto è che si mangerà 20 allora, minuti di conferenze inutilmente. Uno, non urlare che è quasi mezzanotte. Sono neanche le 11. Due. Allora, se lo fanno vedere, io mi alzo, vado a chiamare il vicino, lo porto qua in live. E penso che il vicino, dopo questo, chiamerà il padrone di casa. Che è il nostro stesso padrone di casa. Ah, visto? E io sono la sua preferita, quindi non è vero. E preferita di chi paga? Beh, io non pago. Beh, lui paga di più. Ha la casa più grande, quindi paga vero, di più. Vero, vero. E soprattutto c'ha un carro armato come aspirapolvere. Cazzo armato come aspirapolvere. Cosa è da dire? Comunque, io da consumatrice stupida ed è totalmente. Ho bisogno degli occhiali, tra l'altro. No, stavi dicendo che sei stupida. Quindi... Sì, è totalmente sognatrice. Mi piacerebbe che Nintendo presentasse qualcosa non di Animal qua. Crossing, ma non sarà così. Erano qua quelli rosa. Animal Crossing si è concluso con l'ultimo DLC. Così impari. Arrivo. Animal Crossing è il gioco più veduto di sempre in Giappone. Che gliene sì, frega di farne un altro. Ha superato tutto, anche Mario Kart 8. Mario Kart 8 non lo ha superato, perché sì, semmai ha superato Super Mario Bros. Super in Giappone. E anche Mario Kart 8. Mario Kart 8 è il gioco più venduto per Switch di sempre. Ecco i miei occhiali. Ha venduto 44 milioni, una remastered. Vabbè, parla allora, GTA 5. Nel momento esatto in cui metterò questi occhiali, per me non esisterai più. Mio, Tom Holland, Tobey Maguire. Sono qua. Ma Rosa Colosa sai che scompare. Rosa va. Ora facciamo il green screen rosa. Bello così che lei... io domani alle 6 devo essere già in piedi, ma sono qua. Vabbè. Questo si fa. Per cosa? Per la gloria e per la fama. Non era così. Non lo posso dire altro. Se non entra, se non inizia con Chocobo GP, io non vedo già niente. È rovinata sta cosa. No. Io lo metto qua, mi rilasso perché la mia poltrona, al contrario tuo, ha la reclinabilità. Ma tra l'altro mi ha raccontato, allora, però vi devo sgridare. Mi devo un po' sgridare. Perché mi ha raccontato che ieri sera, quando è andato in live, ha giocato a Forza Horizon 5, distruggendo la mia macchina. E questa cosa nessuno mi ha avvertito. Sono un po' delusa, devo ammettere. Se aveva una macchina brutta. Comunque, questo gioco. Esce tra un'ora. È in cloud adesso. Sì, tra un'ora esce. Sì, quindi. Se ci avevi malmenato. Inizia. Sei arrivato. Cioè, io sono andato penultimo, tu ultima. Puoi non giocare con le forbici come i bambini. Io, Gucci. Tu sei zitto qua. Facciamo prima, per favore. Puoi metterti le cuffie nelle orecchie perché fai rumore? No. Ho preso cuffie. Ragazzi, 3 minuti. Io devo dire. Allora, adesso se mi esce Okami per Switch. Sicuro, guarda, la Nakamura se n'è andata 1000 anni fa da tutte le software house. Però siete carini, perché effettivamente tutti già vi state scusando. In un modo. State già giustificando. Ah, non vedo niente io con questi occhiali. Usala agli altri, che sono sempre tuoi. Ma sono nella borsa. Se me li dimentico quelli. C'è lo spray per la memoria. Tiè. Sì, ma. Non ho capito. Ma no, il fazzoletto. Poi per ma chi usa i fazzoletti? Dove siamo la lingua? Le persone normali. Ma che schifo! Io se lecco sti occhiali penso che mi vengano. È 3 giorni che perdo la vista. Non so che sia la lingua negli occhiali. Mi sorprende pure che Brian si sia dato al Racing Game. Ma in realtà l'ho iniziato io 2 giorni fa, lunedì sera. Io ho iniziato solo per tamponarlo. E cioè mi ci sono appassionato un sacco. E tenete conto che l'ultimo gioco di macchine che ho giocato è stato Cars per PS2. Che non era un gioco di macchine effettivo. Cioè, l'ultimo gioco quindi, che ho giocato di macchine è Pong. Mi rilassa
tantissimo perché non è quel competitivo. Intendo, in cui devi mettere la musica di sottofondo che sei triste. Bello, bello. E quindi anche lui lo gioco anch'io. Giochiamo in cloud. Io gioco su PC. E quindi io non posso fare un salto, un passo. Che lui è già subito dietro. Sta parlando quella che ha giocato Taiko no Tatsujin. Secondo me perché ti ho fatto vedere che c'è la canzone di la mia preferita. Carmen è la mia preferita. So quella l'antipeperoncino. L'antipeperoncino. Cioè, se ti spruzzano lo spray al peperoncino, ti spruzzi questo e guarisci. Tra l'altro, adesso che ho finito di editare il video acquisti, devo iniziare i due video delle clip. Perché adesso il mio obiettivo è sì, Forza Horizon 5. Dicevo, l'obiettivo è fare quello che ho fatto per il Takes Two per tutto. Le clip delle live tutti ora anche riprende per anche riprende Persona 4 non ci sono io, esempio lo Stodissi, se le clip mi ispirano gestirò anche quelle. A Way Out è sicuro che uscirà, che non fai quelle di Persona 4 perché non fai quelle di Kingdom Hearts, visto che ti senti così, quelle di Kingdom Hearts che sono quante sono 200 live, inizia Kingdom Hearts 3 e te le faccio. Devi farle per saghe, metti la saga Gucci. Però c'è un gioco che ho visto su Instagram. Hai 50 secondi per dirlo. Che devo vedere, cioè sul Game Pass c'è, è un indie, ma mi intriga, l'ho visto da una ragazza su Instagram. Ma diciamo che il mio interesse su questa notizia va da 0 a 0. 40 forza, secondi, 40 dai, ci copo GP subito. Ciao, sono io, buonasera e benvenuto. Per iniziare ad avere informazioni di Octopath Traveler 2 deve prima uscire Triangle Strategy. Attualmente sono buttati con anche con la release occidentale del gioco iOS. Quindi vedono anche quello. Però sì, finché non uscire Triangle Strategy, il team di Asano è Dragon Quest 3 2 DHD. Dire. Tra l'altro, volevo dire che c'è la remota. Cercherò di lottare, ma c'è la remota possibilità che settimana prossima, venerdì che esce Horizon, io faccio il turno serale. E chi se ne frega? E quindi non lo so se riesco a portarlo in live. Fai in live, sei 3 minuti. Comunque, lotterò per non farmelo dare. Peggy 18. 18, Bayonetta. Abbassa il volume. No, è fortissimo. No, il volume di qua devi abbassare. Loro lo sentono comunque. Sì, ma io no. Se abbassi qua loro lo sentono di meno. Ah. Peggy 18, quindi ci sarà Bayonetta probabilmente. Fattiamoci anche quello giapponese che porta. E questo qua è quello che usa Atlus. Ma non è un gioco. Oh cavolo, è Fire Emblem. Sì. Fire Emblem Warriors. Vabbè, sono quelli per Fire Emblem Free Ops. Ma il Warriors è quello Musou. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. Quindi è quello Musou 2. Bene, penso che pelle per un secondo è schizzato. Posso abbassare un attimo da qua? No. Perché? Senti ancora forte? Ma non ci sei più. Non fanno schifo stare. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Io non sento niente. Io sit around and ma tu non mi devi sentire. Ok, quindi è il Warriors 2. Il Warriors è l'equivalente loro dei Musou. Quindi è Fire Emblem Musou 2. Il primo era uscito originariamente su Wii U, New 3DS, Switch. Beh, o Iron Warriors, ma tema Fire Emblem. Sì, in Giappone si chiama Fire Emblem Musou. Ah, ok. Hanno cambiato il titolo per l'Occidente, allora. Sì, vabbè, lo chiamano Warriors perché fa più figo il nome. Guarda che bello. Fire Emblem... Ho abbassato troppo il volume, allora. 24 giugno, quindi con data anche abbastanza vicina. Ho rialzato il volume. Ah! Konnichiwa. Nintendo Direct no annai yaku o tsutomemasu. Takahashi desu. Questo lo disattivo, non ti sa mai. 24 giugno per Free Ops, che fa anche riferimento a Free. Aspetta che parla lui, eh. Sì, Free Ops fa riferimento all'ultimo che è uscito, Free Houses. Sì. Lo stesso universo di Free Houses. L'universo si chiama Free, praticamente. Arriva segreto di per Nintendo Switch. Oddio. Ok, Twitter già mi stava spoilerando. No, ho abbassato lo spoiler di Twitch.
Questa forse la data, dico, no? Lei l'ho rimandato perché era deve uscire a dicembre. L'hanno inviato nel seconda metà 2022, una cosa del genere. Questo è un remake di due vecchissimi strategici di Nintendo. Come si chiama Blizzard? Blizzard è in inglese. Ah, sono doppiate adesso. Fanno un remake è a pezzo pieno, eh? Cioè non è che... 60? 60? Ma però sono due. Uno e due. Ah, beh. Pizzica. Come Famicom, quel gioco là, Famicom qualcosa. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. E io ho detto, continuo. Flex your strategic muscles outside both campaigns with additional modes. Siamo un po' comprarli separati. Go for high scores in the world. No, perché non puoi giocare l'uno senza giocare il due. Ma puoi giocare l'uno senza il due se vuoi. Ah, quindi è ambientato lì. Fire Emblem. C'è Prowl, uno dei protagonisti. Uno, ha fatto un cameo. Capo di una delle tre case. 8 aprile, perfetto. Quindi... Ah, ok. Tra due mesi, vabbè, ci siamo. Dai. Ok, tra l'altro si sono rimangiati il fatto che sia solo digitale, dovrebbe esserci anche fisico. Non è Chocobo GP, questo è cos'è? Che è quell'alieno? No Man's Sky. Per Switch? In cloud, per forza. Hello Games. Sono gli sviluppatori di No Man's Sky. No, aspetta. Allora, o va ad un bellissimo 360x15 fps, o l'hanno fatto con un motore grafico apposito, o è in cloud. Ma sarà in cloud per forza. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. Cioè, No Man's Sky mi sembra un po' pesante come titolo per una piattaforma come Switch. Poi magari hanno fatto una versione apposita. Beh, ma sarà come The Witcher 3 che va a 2 fps al minuto. Per entrare devi organizzarti due giorni prima. con tutti, con no, stasera con esci, no, no, ci ho parlato No Man's Sky. Con Sean Murray. È due giorni che l'ho acceso. Mentre tu racconti la storia della tua vita, potresti dirmi, vediamo se Twitter mi spoilerà... No Man's Sky lands on Nintendo. Non parlano di cloud. Ma non No Man's Sky non su Switch. Non in cloud, ma siete pazzi? Chocobo GP. Non è Super Mario, Mario Rabbids quello italiano. No. No. Mario Soccer. Mario Football. Ho finito gli sport. No, è soccer questo. E Luigi da cacciare i fantasmi è diventato un calciatore di successo. O è un DLC di Mario Party? No. Bello. Su, neanche in Azuma lo fa. Grande Luigi, sei mio prefe. Oh, sì, tipo, è fatto dei level 5. Che fatto qui in Azuma, visto così? Sì. Mario Strikers. Battle League Football. Prepare for strike. Ma davvero? Cioè, era bellissimo il trailer, ora è diventato un gioco isometrico. ora è diventato un free to play. Posso andare come era prima? Potete ridarmi la grafica di poco fa? Items. Oh, guarda che bella Rosalinda. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponent. Questo qua diventerà il gioco calcistico più venduto su Switch. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategy. Ma non dirmi la strategia, dimmi quando esce. Equipaggiamento. Cos'è? Un action adventure. Like speed, ci sono i parametri. Quindi un RPG. Customize as you see fit. più gol fai. Più vuoi andare in parametri. Puoi livellare. Vabbè, è come il gioco di Ole Benji su PS2. Grab an orb when the cure's on the field. Che si ispira al gioco. Hit the net and you'll score not one. Sono delle animazioni tipiche di Inazuma Eleven. Ma questo sarà bello in cooperativa. Fino a 8 giocatori. Quanti parti deve avere però? C'è Waluigi. Arriva una connessione a internet. Ma puoi giocare online. Se puoi giocare online. C'è scritto un'altra cosa. Sì. Ciao Watson, buonasera. Ti riserva la connessione a internet e l'abbonamento. Ah, ok. Dai, spoileratemi qualcosa di interessante. New Mario Strikers. With items. Ho paura di vedere cose troppo avanti.
E non tu lo hai fatto anche giorni. Piano piano, c'è come oh no, cos'è questo? Vabbè. 10 giugno, preordinabile dopo la presentazione. Ah, quindi esce un anno dopo Intergrade. Ah, beh, lo potete preordinare subito alla fine di questo... Dai, come ogni gioco Nintendo. Sì, infatti. Nelle roventi partite di questo gioco. Oddio. Dai, c'è come GP. Vabbè, ancora siamo nei first party in realtà. Magari è tutto first party. Baionetta? No, ah, Splatoon. Ah, Splatoon. Splatoon 3. 3, giusto, sì. Vabbè, magari dovrebbe il 4. Uscire quest'anno, mi magari pare. Il 4, che ha detto che sia il 3? Magari la stanno annunciando il 4. Cioè, non ti puoi dare per scontate le cose. Splatoon non l'ho Oh, è un Video Danger. Ma... Ora ci siamo. Ora spunta Sephiroth. Sì, vabbè. Sono io. Cala. Sono queste qua le canzoni classiche. Quella era la Carmen Burana. Oh, però come... A parte che c'è un miscuglio di host... C'è un miscuglio di canzoni che creano una bella cacofonia. Ma perché questo host creepy? Oh, gran salmonoide. Il tuffone. O tuffuan. Ti avrei detto, ma mi avete chiesto del 4, Switch non lo regge. Ma dopo No Man's Sky io non so più a cosa credere. Ma No Man's Sky mi ha scioccata, devo capire. Sarà bello giocarci a 4 frame con... Oppure cioè, hanno fatto un motore grafico dedicato. In cloud, ok, ma non in cloud. Cioè gli Hello Games hanno fatto un gioco e si tireranno per sempre. Cos'è servito? Ti vedo la barra. La barra. Noi siamo già a 10 minuti. E hanno annunciato 3 date e un gioco e 2 giochi nuovi. Però io ancora non sto vedendo. Ma non è che si può avere bisogno, bisogna cercare di vedere un po' tutto. Solo Chocobo. Non è che perché sono quelli che non ci interessano. Mi interessa solo Chocobo GP. Che mi dicano che il 10 marzo Splatoon 3 esca la Collector. E io ho finito. Perché così lento? Ah, la cooperativa. Salmon Run Next Wave no iso desu. Verso la fine del trailer avete potuto scorgere. Era enorme. Oh, estate. Quindi estate lo prenderemo. Però nessuna data ancora precisa. Estate. Estate che va. Prossimi giochi per Nintendo Switch. Quando esce Final Fantasy 16. Informazione, scusa. Ah, Banzer. Automata. È palesemente Binary Domain. No, Splatoon. Anyway. Poi mentre anche è solid. Cazzo, sono io la droppata. Front Mission. Hanno portato Front Mission. Dov'è il logo Square Enix che non l'ho visto? Non c'è. Ecco chi era Forever, easy. Bastardi. Allora, dobbiamo fare un po' di storia su sta cosa. No, ti prego. Stai zitta. Ma non se, no, se no non ce la faccio ad erarci in tempo. Forever aveva detto che avrebbe fatto dei remake su un'intera serie di Square tanto tempo fa. E tutti hanno cominciato a dire cose più assurde. Era Front Mission. Quindi... Forever si occuperà di remake di Front Mission. Front Mission è una saga epica. Epica, come si dice quando è un tempo che c'è? Storica. Ecco, Square Enix. Lo so che è di Square Enix. E sta arrivando anche gli altri. E pensa, poteva essere Chrono Trigger. Questa notizia di Forever. Annunciato Forever Bastardi. Kingdom Hearts. Guarda il topolì. Hanno portato Kingdom Kart, che si chiama Disney e della Game Loft, vabbè. Diciamo che mi interessa adesso non esiste più.
Quindi quel famoso gioco di remake di Forever erano i Front Mission, che probabilmente arriveranno anche sulle altre piattaforme, però aspetto informazioni al riguardo. Al tempo si erano create cose assurde come teorie, quanto invece era un... Ma è successo? C'è ancora il supremo? C'è Mulan? Dice, non potete avere Kingdom Hearts non in cloud, avete questo però. Free to play! No, non è anche free to play! Ma dove? Paperì! Vabbè, ma è un gioco della Game Loft. I Game Loft sono quelli che facevano i giochi per cellulare. E allora, è free to play! Dovrebbero giocare sul cellulare. Ho letto male io. Dove vedi free to play? Tutto questo è stato, l'ha detto prima lui! Ma tu perché lo ascolti? Free to play sarà una demo. Serie classiche. Ha detto free to play. Aspetta, aspetta, serie classiche. Non è Final Fantasy Pixel Remastered. Ah no, sono è il primo The Force Unleashed. Me ne sono usciti due. Ora, ognuno che uscirà dirà. Ognuno che uscirà dirà. Non è Final Fantasy Pixel Remastered. Poi serie classiche, è uscito 3 anni fa sto gioco. Per me serie classiche è... Ma la fatta sì che se le passa. Ora poi controlliamo, ora non voglio spoilerarmi. Star Wars The Force Unleashed. No, no, più di 3 anni fa, comunque un gioco della settima generazione. Ma come 10 anni? È uscito nel 2001, ma che anno siamo? Ah, questo l'avevamo detto. Ma non è Final Fantasy Pixel Remastered. Explore Renaissance, no, grazie, Italy, per PS4. 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games. Ah, ci sono anche i due cortometraggi che non so se sono presenti in quella PS4. C'è Embers. Sì, ci sono. Ma tu non li hai visti? Ma queste sono le funzioni da migliorare. Ma come 2008? An optimized on-screen display. Ah, i comandi touch in Assassin's Creed. Pilot mobile suits in dynamic front mission. Adesso esce il 17 febbraio. Settimana prossima, sì, un giorno prima di Horizon. Che peccato. Cioè, onestamente, di il quarto porting di Assassin's Creed mi interessa relativamente. Comunque, questo gioco non è Final Fantasy Pixel Remastered. E abbiamo finito con le saghe storiche. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of Chrono Cross! Chrono Cross! Chrono Cross! Chrono Cross! Chrono Cross! Ti prego! Dove si compra? Ne voglio tre! Ti prego! Perché che lingua era quella? Ragazzi, è troppo forte. Mia che ne di merda, però. Cross. Non riesco a spiegare. Quando esce? Over 40 characters can join your party. Dighe, potremmo darla a quelli di Legend of Mana. Bello quel cosa 4 frame. Non ti agitare. Chrono Cross. Dighe, è uscito. And a newly enhanced soundtrack. Plus, anche i Radical Dreamers hanno messo gli incontri casuali, c'era scritto capolavoro. Hanno messo anche Radical Dreamers esclusiva Satellaview, ragazzi, il 7 aprile, aprile insieme a Chocobo GP. Ad aprile non abbiamo niente, possiamo giocare i giochi usciti a marzo. Beh, io devo capire se è esclusiva Switch, dove esce fisico. Vabbè, mi interessa. Oddio, mi interessano tutte le notizie. Tu guarda di sto che della sto basso sbagliato. C'è Kirby. Che carino. Il mio personaggio preferito. Guarda che carino. Ma è Cindy. Infatti Cindy è il mio cane, quindi almeno avete contesto. Ma si piace di cani. Vuole uscirmi una... Ciao Veronica, buonasera. Mizia, mi sono spoilerato una cosa che non ti posso fare vedere. Ho visto anch'io, oddio! Oddio! No, ti prego! Però non spoilerare, aspetta. Ragazzi, non dico niente. Perché però devi spoilerare sempre tutto! Io devo vedere se esce su altre piattaforme! Sì. Non dico niente, no. Sisko dice, ma i Forever non erano associati al remake di Final Fantasy 9? Erano sempre le persone che...
ci infilano cose senza... Ragazzi, ma che bello questo Kirby. Senza associare... Ma che se ne frega? La macchina! È diventato ditto Kirby! Porca miseria, non posso spoilerarmi però le cose future. Poi quanto dura sta cosa? No, ti prego, ma è il gioco dell'ha il gothic. Io ho bisogno del comunicato ufficiale di... di Chrono Cross. Ma che carino quella con la cubo sta usando. New actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Questa cosa è bella. 7 aprile. Ragazzi, solo Nintendo lo sta postando. Questo è il 25 marzo in live lo portiamo. E se mi gira che mi gira lo porto poi sul mio canale. Costa 30 euro Chrono Cross. Niente. O meglio 3520 yen che sarà 30 euro. Ma esce anche fisico, solo digitale. Per adesso solo Nintendo sto trovando. Nessuno ne sta parlando. Devi aspettare che finisce la conferenza, ovviamente. Non frega niente, io voglio saperlo ora. Ora. Più mi sono spoilerato già quella cosa, mi dà fastidio. Quindi abbiamo anche uno skill tree. È un RPG. È un RPG. Solo Nintendo lo sta postando, Square. Però la remastered faceva proprio schifo. Per quei tre screen che hanno mostrato. Cioè spero che migliorino da qua a 7 aprile. In occidente sarà sicuramente solo digitale. Bisogna attendere la fine della conferenza, come sempre. Non fate il Brian della situazione, non diventate come Brian. Io devo sapere chi si è occupato della remastered, se c'è Masato Kato. In che lingua sarà? Perché siamo nel direct italiano ed era in inglese. Ma quei cagnolini che carini sono. Vabbè, scusa. Non l'hanno rinviato. Però lì è Nintendo Shop. Già. Ma hanno annunciato Chrono Cross, non vale più niente. Amazon ormai. Il 25 marzo, ci conto. Chrono Cross ovviamente si porta in blind in live come Chrono Trigger. Cioè il 7 Chrono Cross e il 10 Chocobo GP. Ma che altro titolo? Bayonetta 3. Nintendo Direct o guardando minasan. Konnichiwa. Batter no Otani Shohei desu. Perché lo guardi con la... MBN Show. Nintendo Switch 上 で... Che è un gioco di Sony, tra l'altro. Ma perché non sono sincronizzato? Sono palesemente disturbata da questa cosa. È un gioco Sony questo qua. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play ti devo Chrono Cross. Ti devo bannare? Devo vedere qua. Ti vendi il tuo telefono? Chiudi gli occhi. Horizon, quando è? MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles. No need to worry. Forse in quello giapponese l'hanno mostrato prima. Ah, okay. Perché lì gli ordini sono diversi in quello giapponese. Ok, non andiamo a vedere quello giapponese. I knew you were a true two-way player, but Famitsu ha scritto solo Switch. You're gonna have your hands full. Queste raccolte, vai, fa fazzi fixare Mastered. Three Kingdom Hearts Collection. Posso alla fine di questa presentazione. Capolavoro. Aspetta che magari dicono qualcosa extra. Tipo, se spendi 3 ore in più va meglio. Guarda come va bene. Nintendo ce l'abbiamo in 8 versioni diverse per 8 piattaforme diverse. Volevi dire ce l'ho. Ci hai creduto. C'è stato il saltino di containing all three game collections. Ora dirà Melody of Memory, lo faranno in cloud pure in caso uno voglia l'esperienza. Che bella questa opening, la più bella. Ecco, questa possiamo salutare la monetizzazione. Clonoa! Che era già uscito su Wii. 8 luglio! È troppo tardi! Che era già uscito per Wii comunque. Ma è l'uno e il 2, giusto? Si chiama The Phantom Reverie Series. Infatti... C'è Clonoa 1 e 2! Ma perché solo per Claudia e per gli altri? E infatti questo... Questa preferenza! Oh, Clonoa 1 è riuscito... questa è la cosa che abbiamo spoilerato. Ragazzi! Che bello! Questa collezione da compagnia. Allora, l'uno l'ho giocato e il 2 avevo promesso che l'avrei portato in live. Non so quando. E ora lo portalo per Switch. E ora lo porto per Switch.
Purtroppo, sotto questo punto di vista, la l'IP di Tombi appartiene a Sony, quindi ci deve pensare lei a fare qualcosa. Ma Klonoa è bellissimo, ti prego. Allora, ripeto, Klonoa originale PS1 era già uscito su Wii. Ora, il 2 invece era sia PS2 e l'1 era Klonoa sarà solo digitale. Non è detto, non è detto. Non è detto. Dato non ho visto se in alto c'è scritto solo Nintendo Shop. Ero troppo impegnato a dire Klonoa, Klonoa! Pensiamo qua scritto Nintendo Shop. Ragazzi, fate la clip di Klonoa, per favore. Grazie. La rinascita, cos'è? Non mi fate ste cose. Non è la Pixel Remastered. Avrebbe usato una canzone più icona. Oh no. No, 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 per un secondo pensavo fosse Chrono Trigger, ma non è Chrono Trigger, L'avrebbero mostrato un... Live Alive! In Occidente hanno portato... No, questo me lo butto dalla... Cioè, no. Live Alive! Per la prima volta in Occidente! Grazie, Cisco. Live Alive! No, ma... Basta, ti sale la pressione. In Occidente no. Ti sale la pressione. In HD2D. In HD2D. Mamma mia. Buono, porta il venditore. Hanno portato Live Alive. O Live Alive, non ho mai capito come si pronuncia. No, vabbè. Sono passati solo 35 anni. Io non ho la più pallida idea di che cosa lui stia parlando. Live Alive è la creazione di quello che ha portato a Chrono Trigger e Chrono Cross. È il capolavoro rimasto in Giappone. Ora ci manca solo Racing Lagoon. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Dov'è scritto Square Enix, tra l'altro? Nintendo ha deciso di fare tutto questo. C'è Gosho Aoyama tra i copyright, tra l'altro. Okay. Sì, Square sta vincendo questo direct. Vediamo il prossimo. Vabbè, ma non è la Pixel Remastered. No! Me ne sto andando! Manca solo Chrono Trigger di quel trittico... ma questo è Day One! Fammeli vedere tutti! No, ma è integrato con Nintendo Wii. È Racing Lagoon. Minchia, te mi sei una campionessa mondiale, altro che berrettini! Ma che berrettini? Live Alive. No, io andavo... Ragazzi, io ci ho fatto i mesi con Wii Sports. Grazie, Cisco. Come mi riguardo tutto. Ci hanno portato tutto quello che ha realizzato Takashi Tokita in questo sola, ci giochiamo in un insieme. Solo direct. Questo ci giochiamo insieme. Io devo giocare a Live Alive e non posso giocare Chrono Cross perché non gioco Live Alive. Per quanto Live Alive è di Tokita, non è di Kato. Invece è Kato Chrono Cross. Quindi su questa cosa devo un attimo ragionarci. Però Live Alive è uscito prima. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game. Ma non ce l'ho. You can play shootout mode. Non è un ginocchio. Però è incluso, ho detto. Non è il ginocchio. Non c'è il ginocchio, mi manca. Brava Veronica, anche il mio. Badminton, io a badminton reale ero campionessa olimpionica. Dubito. Ma ti giuro. Volleyball. Use a Joy-Con controller to serve. Live. Ma ti prego, l'unico modo per apprezzarla senza i miei compagni dei superiori che mi urlavano dietro perché non prendevo la palla. Ah, non c'è la Live Alive. Forse... hanno messo la musica. No, ci possiamo sfidare a bullying. Esce per tutte le piattaforme Chrono Cross, anche PS4, Steam, Xbox One. Esce per tutto. E se esce Chrono Cross uscirà probabilmente anche Live Alive. Favorisca la medaglia. È bellissimo. Vorrei darvi. Beh, ora gioca. Ora lo fa lui, ragazzi. Ora si veste. Oddio. Ma è Koizumi. Vabbè, sì, c'è scritto. Era quello che era. È Super Mario, là. Quello che ha presentato Animal Crossing in ritardo. Però. Beh, 20 minuti sta solo. Giocherò a pallavolo con Koizumi San online. Perché è lui con la divisa? Vabbè, io nel frattempo... No, nel frattempo devo prendere... Ce li hai, l'accetti? Ah? Ce li hai, l'accetti? Cos'è che ho?
では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために。ま、effettivamente sarà solo per Switch base. Ma fai giocarci sulla Lite senza staccare i cosi. Ti attacchi al Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi? Non faceva così tanto ridere, dai. Devo vedere il trailer di Chrono Cross. Guarda. Ah, Takahashi. Io così io farò come lui. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Mi sento l'ansia da qua. Io sto comprando Chrono Cross. Questo è IQ Live. Motion. Apri Amazon. È solo quello giapponese. Perché c'è Sakaguchi qua? Sakaguchi stanno facendo vedere una partita. Sì, incredibilmente sì. È proprio vero. Ah, Takahashi. Ma quello di... Takahashi è cosa, come Inata. Ma che stai dicendo? Allora, se non hai ecco visto qua. IQ non puoi dire. Qua in effetti è un giappone, in quello giapponese non c'è scritto che sia solo giapponese. Sì, vabbè, non parlo più qua. Un po' cringe questa parte, effettivamente. Non, fermiamoci qui, grazie, l'hanno capito. No, no, dai, che sta passando al prossimo gioco! Ma cosa? Se n'è andato lui? Ma lei rende Switch Sports, Nintendo, ma Switch io vi do la mia anima. 29 aprile. Avevo detto no, il 29 aprile non posso. Annunciato Chrono Cross The Radical Dream. Come si chiama Dream? Ma io da sto mese a maggio non faccio che spendere soldi. Uscirà il 7 aprile. Anche il golf verrà giunto. Quindi è un game as a service. Questo autunno però è il golf. Xbox One, Steam. Una richiesta a tutti voi. Tutti online. Si fateli online. Un test online. Ah, c'è lo stress test. Sto scrivendo test. Chrono Cross. Il 19-20 febbraio saranno inclusi tre sport: bowling, ciambare e tennis. No, non c'ho l'abbonamento di Nintendo Switch, me lo rifaccio. Io me lo faccio con GP tanto. Esclusiva. Ah, vero? Ma facciamo l'annuale però. Ma intanto è singolare. Ah, vero. È finito? No, ancora mancano 10 minuti. Ah, per Nintendo Switch Sports. Ancora c'è spazio per la Pixel Remastered. Va bene, passiamo oltre però. Ah, ovviamente, Live Alive. Qualche altro titolo. La colonna sonora di Live Alive. È di Nobuo Uematsu. È della Shimomura. Oddio! Ma ne sono usciti 1000 Taiko no Tatsujin per Switch. Però Suonami Carmen è un altro. Ma non è quello. Suonami Carmen. Ma noi non ci abbiamo la storia. C'è la campagna. Questa ma i tamburi me li vendono a un prezzo orecchiabile. Ma con Megalovania c'è già. C'è Mario Gold. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. Day One. No, se fanno una collector coi tamburi, posso stare anche su One. Questa è la mia carta. Ma non è vero, questo è lo sfondo per Crunchyroll. Che parte è scaduto? Questo non c'è, questo è per multigiocatore. Ah, non è scaduto. Aspettando che parte la nuova stagione di Mario Academia per riscattare. Sono le papere. Dammelo, che mi serve. Oh, cai. Ma io voglio sapere se c'è una collector coi tamburi. No, mia. Ma guarda che... Io devo sapere. Ah, vabbè. Ah, c'è tipo un abbonamento apposito per avere più brani. 500... Ma Carmen c'è? Come questo? Ma è Carmine? Che è Carmen? Carmen si chiama la canzone. Aspetta, Pixel Remaster, guarda. Che note sono su questi giochi? Switch, Switch. GP. Avete Arango Strategy? Lo sappiamo, vi è parlato anche la Collector che arriverà. Che comunque non posso giocare attualmente perché devo finire Automat Traveler prima. Ma lo finirà? Esce il 4 marzo. Sì, ma c'è il ring prima. Diventato in inglese lo stream. This was a trial. Ma sì, io ho giocato la demo di Triangle Strategy. Live Alive è prezzo pieno. Mi è pizzicato. Perché comunque un gioco HD 2D. La mi è piaciuto ma non mi ha entusiasmato onestamente. Però avrò modo di ricredermi giocando a gioco. Vabbè, il DLC si sapeva già. Ma ci sono le coriste che cantano come è stato al Game Awards? Ma che si dice? Credo che avevano presentato che c'erano le valette. Vabbè, non parlare più.
take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges. Live Alive è prezzo pieno, quindi deve uscire fisico Live Alive, è prezzo pieno. Ma io Clonoa voglio sapere. Cos'è che vuoi sapere? Clonoa, no. Clonoa non esiste. A free update is coming to Metroid Dread. Clonoa? Ah, c'è un'altra demo di Triangle Strategy, non l'avevo letto come si deve. Tra l'altro vi ricordiamo ma di Carmen. Sì, Carmen, suonami tutta. Sì, questa la metterò su Instagram. 7 luglio. Ah, questo si aveva già. A me Metroid Dread ispira tantissimo. Sì, se dessero la possibilità, di saltare i filmati, magari. No, non ho trovato quelli. L'aggiornamento è questo. Quindi mi manca il contesto. Ah, hanno messo la modalità facile. Ah, allora sono pronta. Sì, mi metto la possibilità di saltare cazzo di filmati. Io voglio saltare i filmati. Sono Ami Carmen, Metro. Pixel Master, guarda. Oddio. Vabbè, ma c'ho la Space Smasker. Invaders. No, ma sono NES SNES. Space Invaders. NES SNES. Aspetta. Earthbound. Earthbound. Hanno messo Mother 2. Ma io che cosa devo dire? Vabbè, è un gioco Nintendo. Pellegrino è morto probabilmente. Pellegrino. Pellegrino è morto. Ragazzi, ma dov'è? Devo mandargli un messaggio a Pellegrino. È meravigliosa questa cosa. Dov'è? Cazzo sei, Pell? Ma sono diventati pazzi. Aspetta che devo mandargli un... Com'è, Pelle? Vuoi ancora vendere Switch? Pellegrino, tutto bene? Ah, per chi non lo sapesse, è il gioco preferito di un nostro amico che si chiama Pellegrino, che ha tipo 13 collector di sto gioco. The Beginnings? Mettono l'uno anche! Mettono Earthbound Beginnings, mica ma il grafico di merda. Questo sarà con l'abbonamento quello da 40 base, euro. Perché è un gioco NES questo, mentre il 3 non è mai uscito dal Giappone ed è GBA, se non ricordo male. Quindi quello da 20 euro all'anno? Sì, quello base. E questo è 1 e 2, perché questo qua è Beginnings. Finiamo, finisce questa conferenza e lo rifacciamo. No. Se, devo vedere se metto anche il 3. A sto punto. Earthbound and Earthbound no. Beginnings will be e perché il 3 è solo GBA, quindi non possono metterlo. Subito. Oggi. Lo riprenotiamo. Sì, ma non ce l'ho attimo di tempo di giocarlo. Se ne parla con giocatori. Quello è vero, effettivamente. Beh, coso, Demon Slayer. Sono cose... Ah, dove c'è come GP? Ah, le Switch sono. Zombie Army 4, 26 aprile. Già abbiamo superato la data di Chocobo GP. Vabbè, forse non è a... Getsu, questo è l'unico gioco di Konami che esce negli ultimi 30 anni. Oltre a Yu-Gi-Oh! Sì, sì, Elden Ring ce l'ho per PS5. Regalo suo. Anche perché su PC non c'è l'online. Su PS5 non è il plus. La Launch Edition, perché la Collector non è più disponibile da nessuna parte. Si è scappato di reaction lui. Io stasera le monto. Grazie, Cisco. Oh, Lego Games, Lego Brawls, Lego Giugno. Ora me lo vediamo se ci sono novità su Live Alive oltre prezzo pieno. Tipo pre-order della versione fisica. Io voglio sapere Clonoa. E Wii Sports e Nintendo Switch Sports. Adesso chiamalo Wii Sports. Tra l'altro Live Alive, essendo un gioco HD 2D, è Switch, perché forse uscirà poi più avanti su PC. Ti prego. Mario Kart 9. Oppure Mario Kart 8 Deluxe Plus. Ah no, tutti! No, non ci credo. No, hanno messo i vecchi percorsi nell'8 Deluxe come DLC. Contenuti scaricabili a pagamento. Cioè, hanno messo i vecchi percorsi di Mario Kart 7 come DLC dell'8, che è un gioco di Wii U su Switch. Nintendo. È il gioco più venduto di Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Siamo d'accordo, però sta cosa. Lei ha detto cosa ha scritto Toby Fox? Cioè... Megalovania è nata per via di un boss di Live Alive. Paid DLC courses will be coming. Ma li vogliamo Tommy Fox con Live? Domani li chiamo. Attenzione, due gioco di carte, ma non gioco GP. Comprato! You may recognize some courses from past Mario Kart games. Ma neanche una... musica accattivante. Ma neanche c'è il fatto di dirlo nel direct che Chocobo GP uscirà fisico, zero. Ma non mi ha completamente. Qua, in quello giapponese l'hanno mostrato. Ma che
infami. Quindi Chocobo, no. Quindi, quindi il Giappone lo possiamo recuperare dopo? Ma che, per un trailer che già ho visto. Clono, ecco. Però parla solo di Switch, vediamo. Mamma che bello. Eh no, per adesso non dice niente di più. Non, però non ci sono dicendo. Poi c'è il modo di scoprire comunque. 25 euro, 6 pacchetti, 48 per forse nuovi. Ma allora che devo fare di fare un gioco nuovo se questa ancora vende? E li potete prendere subito. Cioè li preordinate subito. Ah, è integrato in quello nuovo. Altrimenti come quello di come Animal Crossing. Altrimenti col pacchetto aggiuntivo online ci avrete incluso. Oppure ma 40 euro all'anno però comunque stanno dando effettivo contenuto adesso. Sono i 40. Manca un minuto. Ci sarà ora il Jonuma che dirà vaffanculo Jonuma. Il prossimo se non è beh, Breath of the Wild. Ti prego. O la Pixel Remastered. Ti prego. Fire Emblem. Xeno non mi sembra. Fighting in order to live. Può essere qualunque cosa. Non è Breath of the Wild, però. E neanche Chocobo GP. Fin qua, ora tipo spreccia il Chocobo. Mi sa che Fire Emblem. No, sono le Monado quelle. Sono le Monado, Xeno. Oppure è Fire Emblem con le Monado. E quindi... Sì, è la Monado quella, Xenoblade. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Tu non sei sono le madonne, dai, le spade lì. Mamma mia. Vedi la spada di Xenoblade, la madonna. E il due remaster. C'è anche Harry Potter, se avete visto. Beh, sì, vabbè, ora di Xeno. Bella, proprio la grafica di Arceus. La stessa piattaforma che... Non fare che, paragoni, la stessa piattaforma che fa girare Arceus è questa. No, non ho fatto paragoni. Ho detto che è la stessa grafica, non è un paragone. Però in effetti questo qua sarà più piccolo di contenuto rispetto a Arceus, no? Non so, perché da mio fratello lo vediamo in live. Ah, gli Ouroboros, famosissimi. Silenzio, per cortesia. Ma è di Monolith? Vabbè, spero di sì. Ora sono Takashi. Fede ha detto zitti. Ah, ma magari è copyrightata la musica. Vedi quella la spada della Madonna. Xenoblade Chronicles 3. No, spunta il 3. No. Guarda, 3. Ah. Ah, 2024. No, senza data questo sarà. No, 2024 domani. Disponibile alla fine di questa presentazione. Settembre. Ah, però. Xenoblade 1 to 2. 2 no sekai no mirai o tsunagu. Mizegata. Chissà. No, sono io, ho detto che era l'ultimo. Chissà quando arriveranno a dire che lo rinviano. Verso agosto. Prima. Ma come tutto? E c'è proprio GP. In quello giapponese. E ora ci rivedremo. Ma Breath of the Wild 2. Hanno annunciato Xeno 3. Stacca di la collector di Life Alive. Ragazzi, siamo finiti. Mi ne prendo tre. Ragazzi, siamo finiti. Ovviamente solo in Giappone per chi se lo avesse. Ah, vabbè. Ora allora, uscite le news. Forza. Rimettiamo il trailer a ripetizione. Che ora è? Vabbè, ormai, che ci prego. Rimettiamo il trailer a ripetizione, ancora non è disponibile. Possiamo vedere quello giapponese? Cosa hanno fatto vedere di Chocobo GP? Hanno mostrato il trailer che già ho visto tre volte. Io non l'ho visto. E non è un problema mio. Che trovi in giapponese? Voi l'avete visto il trailer che è uscito? Che lui ha visto 3000 volte. Posso un attimo fare raccolta delle notizie? Certo che puoi. Delle allora. Notizie soprattutto. No. Allora, prima facciamo la cosa di Live Alive. Che giorno era? Luglio? Grazie. Allora, Live Alive. Vedi che lo vogliono vedere, voglio vedere. Live Alive. Tu parla. Vabbè, stavo parlando, mi interrompo. Storico titolo di allora. Square. Cerchiamo di tirare diretto le somme al netto di quello Takashi che è stato detto. Tokita arriverà un bel direct su Nintendo tutto sommato. Switch il non mi ricordo che gioco. Ricordo Juliet, però non so neanche che mese sia. 22 forse? Ma può essere anche un altro giorno. Perché l'8 luglio c'è Clonoa. Sicura che no? Cos'è sta cosa? È la collector di Chrono Trigger? No, 12 maggio.
Spring Yukita Retro C. Vabbè, sono cose solo giapponesi queste. Ah, beh. Però è di Square, quindi. Oh, cioè, più che altro ricco. Pieno, avevano proprio tanta roba da dire. Ah, hai rotto il cazzo con sto Xenoblade. Io voglio sapere quando esce. No. Scusa, ho scrollato. Comunque la Pixel Master non esce, però. Ma non mi interessa. Che bestia. Senti, faccio prima a scrivere live. Allora, Xenoblade sicuramente è un annuncio molto grande. Non nego che sia molto grande, soprattutto il 3. Se dici un'altra volta grande, ti stacco. Io non l'ho giocato, quindi non so. 22 luglio, vedi, avevo ragione. 22 luglio. È ripartito lì, non so che cosa. No, io l'ho fatto, okay. L'ho riaggiornato. Live a live, Franz Ferdinand. ancora non lo voglio sapere. Square Enix. Però come dice 7 luglio. Probabilmente sarà... Hanno ha sbagliato Nintendo Enthusiast. Vabbè, ho bisogno di un trailer. Ecco. 20... Aspetta. No. 22. 22. C'è qua ho scritto 22. L'ho detto io, l'ha detto Fede. No, ho dovuto andare a scrivere. Oh, ma non sanno leggere. Che ti devo dire? Ok. Quindi io torno qua. Adesso mi sento Switch il 22. A sto punto allora devo iniziare a pensare. HD 2D. Che per titoli più grandi, quali Zelda, ci dobbiamo attendere... Una giugno collector. Con le tre. Comunque parliamo della prima metà del 2022, settembre. Te l'avevo letto, ma ormai mi Nintendo non mi fido più perché dice A e poi fa B. Quindi. E qua mettiamo live. Tra l'altro, live. Per questa cosa di Nier, quando è che è l'evento? Il 23? Boh, lo so che io scrivo, mica leggo quello che scrivo. Ecco. Sì, il 23 febbraio ci sarà uno streaming di Nier Automata. Ma lo seguiremo in live? No, perché sono Nico Nico. Perché sono Nico Nico, no. Però riporteremo le news. Sarà una la news. L'anime. Che esca su Switch. Sì, vabbè. Poi è bello come Yoko Taro. Ah, ho finito di parlare di Nier. Adesso basta, Yoko Taro. Allora, il 23, conferenza. Ok, l'unica altra cosa era la nuova demo di Triangle. Qual era quella? Front Mission. Ma quella è una pochettina. Ma tanto che cosa le prendiamo a fare? Tu non me le fai usare queste cose. Ma tanto solo in Giappone sta collector. Ah, allora. Ma possiamo vedere il trailer di Giocobo? Sta partendo. Di Giocobo GB. Sente, tutti così per fare. Ragazzi, ma che ansia di questo tu di sei, questo uomo. Tu sei un'ansia. Ma se scrivo Giocobo GP e mi spogliano tra. Giocobo GP. Brian, comprala, dal Giappone. No. È un mese fa questo. È uscito un mese fa quel trailer. E questo è il miglior gioco per Switch. Fino all'uscita di Chocobo. Fino all'uscita di Live Alive. E dicono cross. Per la sua prossima avventura. Ma questo è un gioco vecchio. Chocobo scende in pista. Questo è Live Alive recentissimo. Tutti possono partecipare. Devo dare il nome giapponese di Live Alive. Sfrutta la partenza per portarti subito in testa. Che tu sia al comando, lotti nelle retrovie, usa i magi e le abilità speciali per trionfare. Sì. Completa la modalità storia. Allora io prenderò questo, ragazzi. Nuovi circuiti e personaggi. Ragazzi, io prenderò il Moguri ubriaco. Per vincere 20 da 4 gambe. Riuscirai a vincere tutte in serie. Vediamo il trailer giapponese. Stai zitto. Non dire niente, no, ragazzi. Affronta i ghost di è uscita un'immagine che non ve la dico. In corsa con... Ah, mudo bestia. Ora la vediamo. Vediamo il trailer. Vediamo se c'è. C'è un personaggio su Chocobo GP che hanno aggiunto. E adesso lo vedete. Un attimo. Non c'è ancora il direct giapponese. Che sportile, non c'è. Direct giapponese. Ma io metti Carmen. Eccolo qua. 4 mesi fa. No, non è questo. No, ragazzi, non è Gilgamesh. Gilgamesh già l'hanno annunciato. Ma non l'avevo capito. Sono loro. Ma è in quel trailer? Perché non è esploso internet? Ma non è detto che l'hanno mostrato qui. Magari è uscito poi una cosa a parte. No. Triangle Strategy. Dovrebbe essere qui, in questa. Eccolo qua. Ragazzi, oddio. Eccolo qua. È Mario Kart. La stessa cosa. Dov'era la parte con tutti i giochi uno dietro l'altro? Qua è? Sì, è lì. Già si è visto. Questo neanche l'hanno mostrato. Scroll. Ragazzi. Che capolavoro. È Cloud.
Che cavolo! Squall e Cloud. Saranno esclusiva giapponese perché non hanno mostrato. No! Scusa! Lo tolgo! No, ora faranno un trailer probabilmente per tutto il mondo. Allora, io metto quello giapponese in sottofondo. Che partono con Fire Emblem. E nel frattempo metto già queste. Tu lo sai che ovviamente. Cosa? Cioè, come GP è mio. Io giocherò. Spam energetico. Ma che vuoi? Confermati dal trailer, anzi dal direct dal trailer giapponese, la presenza di Cloud e Squall in Chocobo GP. Era per mettere il nome di Nomura in titolo di coda, così vende di più. Quindi si fa cagare. La colpa è sua. Sono già chi dai la colpa, no? Ma chi abbiamo nei tra, cioè nei crediti, no, tutti nomi sconosciuti. Fallo vedere di me. Cioè, questo è il motivo per perché pago internet. Che cavolo. Ma sta... perché c'è Sakaguchi? Avrà parlato di Live Alive prima che uscisse. Vediamo se esce un gioco VGP e un trailer apposito. Devo leggere la cosa di Front Mission e poi fare. Hanno fatto l'AL PROM. Segui subito. Ed è esclusiva Nintendo Switch Live Alive. Ah, ok. Perché 3D HD per questo? Quindi Live Alive solo per Switch. Invece probabilmente uscirà più avanti. L'altro per... che usciva Chrono Cross per tutto. Chrono Cross per tutte le piattaforme. Ma al Day One sul Game Pass? No, non credo. Square Enix ha avuto 8 giochi mostrati. E dove sei sottotitolo? È in giapponese. E io non lo so, solo lo so. Square Enix ha avuto 8 giochi mostrati. Beh, devi mandare quell'immagine. Voglio quell'immagine profilo su Telegram. Square Enix ha mostrato in totale Front Mission, Chrono Cross, che costa 3.520 yen. Che è Live Alive, Chocobo GP. E allora è sceso in digitale. E poi stiamo a parlare. E poi basta. Comunque ha vinto Square Enix sto direct. Come sempre. Non fare tipo i bambini. Ha vinto solo. L'ho vinto io. Io vinci. E tu no. Io faccio Phil Spencer della situation. Hanno vinto i giochi. Quando è che mai Phil Spencer? Lui dice sempre i giocatori sono il futuro, il allora game. Devo lasciare la cosa di Cloud School per un po'. Quindi Front Mission full remake sarete Nintendo Switch ni yomigae. Nintendo Switch. Ma perché in giapponese c'è sempre la voce possente? Questa è la pagina ufficiale di Chrono Cross. Sì, hanno creato tre pagine. Stiamo facendo Instagram. Tre pagine Twitter. Ci hanno scritto dei saggi sulle console wars. È vero, purtroppo. Sento cosa quell'immagine? Cosa? È Chrono Cross. No. Chi è che cura la console di Live Alive? Io che cosa ne so? Io cosci un muro. Davvero? Sì. Manda link delle pagine. Ma quali pagine? Quelle Twitter. Ora metto tutto. Volevo vedere se già c'era un sunto più effettivo. Che capolavoro! Sarà mica Carmen. Questo subito l'hanno mostrato sul Giappone. La cosa che mi dà da pensare è che Live Alive uscirà HD 2D, uscirà prima di Dragon Quest HD 2D. Tanto è diverso anche il trailer. Ah? È diverso anche il trailer. Perché c'è una canzone giapponese. Senti Megalovania che è giapponese. Che capolavoro Megalovania, ragazzi. Oh, ma Zorro The Chronicles. E il tema di Zelda c'era? Sì. Era proprio necessario. Ma noi ci possiamo sposare col tema di Zelda? Eh sì, se paghi vaffanco. E c'ho no ma. Io lo pago così, citandolo. Cioè, tutto in una parte sta cagata qua che non per il gioco, perché già si sapeva. Abbiamo VLC Kirby. Ma è VLC? No, non sapevamo VLC Kirby. Inizia. Se smetti di sbattere il braccio, Kirby. Mettelo, mia amica. Che c'è? Cosa? Poi c'è questo. Non ti dà mai tutti e due. Guarda, ti rimando, però non parlare più.
Ragazzi, i miei polmoni ogni volta che rido sono lì così. Lo faccio anche Front Mission. Devo riprendere la notizia di Forever. La mia gola è tutta infiammata. La notizia di Forever era uscita l'1 marzo 2021. Un anno fa praticamente, quasi. Dopo circa un anno abbiamo finalmente il nome dell'IP. Front Mission First arriverà nel corso dell'estate. Comunque, amore! Scusami. Che non significa, ma amore in giapponese significa cazzo. Ma adesso amoru. Arriverà nel corso dell'estate. Mentre il 2. Allora, io sono soddisfatta di questo direct. Io no, perché sono altri soldi che devo spendere. Vabbè, il 2. Allora, stasera abbiamo fatto un discorso. Tu hai fatto da sola quel discorso. Tu mi hai risposto come sempre. Perché avevo ragione alla fine. Direi che mentre possiamo prendere e buttarla al bersaglio. Allora, stasera una cliente. Adesso è confermato. Quando ha comprato delle cose mi ha detto: la vita è una sola. Oggi ci sei, domani non lo sai. Quindi godiamocela. Quindi godiamocela. Perché in realtà lei era un membro del Nintendo Team. Cos'è Nintendo Team? In incognito. Che mi ha voluto già dare un suggerimento di vita. Signora, tutti da 1 a 4, in quante piattaforme devo comprarlo Chrono Cross? Cioè, PS4 è sicuro, Xbox anche, PC? Ma Xbox tanto va andato sul Game Pass. 30 per 4, 120, eh? Non lo mettono Chrono Cross nel Game Pass! Phil, mi fai un Microsoft Access? Non si chiama Microsoft Access! Microsoft Access? Ah, come il nostro abbonamento Xbox. Per pagare l'Xbox? Sì, per quello lo hanno pagato in questo modo. Hanno annunciato Live Alive. Godiamoci ragazzi, perché i soldi vanno e vengono, ma la vita è una sola. Sbang! Sbang! Live Alive è uno solo! Cioè, e io... ora suonami Carmen. Cioè, tu devi leggere due paroline di quello che c'è scritto qua. A parte che ci hanno aggiornato la pagina. Live Alive è un RPG del 94, sì, pubblicato e sviluppato da Square per il Super Famicom. Un remake per Nintendo Switch, beh, questo non è vero. Il gioco, questo non ci interessa, ci interessa questo. La produzione iniziò nel tardo 93. Ah, non sono andata io. Ed è stato il debutto direzionale. Ho detto così bruttissimo. Il debutto alla direzione di Takashi Tokita. Che sarebbe? Stai sai. Che ragazzi, non lo so. Chrono Trigger. Parasettivi. Parasettivi o Eve. Eve, a me piace più Eve perché mi ricorda Paesa. Come si chiama? Quella di. Oh, ma devo sentire l'audio di sto. Ma che cosa si sentiva questa cosa? Parasettivi è. Poison Ivy, ecco. Allora, io bisogna staccare questo live perché devo andare a fare. Devo montare le reaction da pubblicare domani sul canale. Character design delle sette sceneggiature principali sono state. Fatte da sette diversi manga artist, tra cui Gosho Aoyama. Quello di Conan. Ci sono anche questi che non conosco nessuno. Però riconosco Gosho Aoyama. La musica è stata composta da Yoko Shimura ed è stato il suo primo progetto a grande scala dopo essere entrata in Square. No, ma non aveva fatto un altro la Shimomura pure. Grande oltre scala. Oltre Kingdom Hearts. Parasite Eve. Un'altra ancora, mi hai detto. Ma qua si parla dopo Square. Il tema di il Battle di Ken, il Ken Battle, il Ken Team, come si vuole chiamare, è di Capcom. Allora, giusto per sicurezza, perché... No, mi sta sfuggendo qualcosa. Com'è che si chiama il tema di Ken? Ken Shimomura. Ho spunto il fratello. Host. Ha un nome, sta host, ma non mi sta venendo in mente. Il mento. No, ma non è questa. Mettiti le cuffie. Non è questa. Tu me l'hai detta a voce. Metti le cuffie, non si sente niente. No, ma non è questa, tra l'altro. Qual era il tema famosissimo? Porca miseria, è quello di Ryu. Se non è. Ah, no, è quello di Guile. Ecco, era anche c'è. Questa e allora qua. Forse è ok. Questa qua è la canzone più famosa, non della Shimomura, ma del mondo intero. Ossia. Il buffer. Era questa, ok. Ok, questa è la canzone più famosa mai esistita nel mondo di videogiochi. E la fatta la Shimura, ma non è di Square. Shimura è
quando penso a Shumura penso a Square. E anche, però. Ok, per adesso cosa ho riportato come notizie? Chrono Cross, Live Alive, Chocobo GP, i Front Mission. Sono? No, per adesso ho riportato questi. Di Square c'è stato qualcos'altro? Di Square... Esce per tutto con... Esce anche per come cacchio si chiama? PC. Per Next Gen. Ora ripentiamo, c'è Game Pass scritto. Sì, ma io lo voglio fisico a prescindere. Prima esce per Switch. Però Switch è tipo l'esclusiva, cioè il prima. Aspetta. Sì, esce temporale. Esclusiva temporale Switch, poi esce per tutte le altre piattaforme più avanti. Non posso aspettare, il 8 luglio si prende per Switch. Ma è tra l'altro rifatto, cioè hanno aggiustato comunque la grafica. Sì, hanno messo il 2. L'hanno sistemato mettendo il 2. Vai su un attimo, mi fai leggere! No, mi interessa la tua opinione, io voglio vedere gli screenshot. Fammi vedere. Ma guarda che bello, è già il GOTY dell'anno. Coranita Daitanova. Devo scrivere a Kevin, lui le impazzisce per Pronoa. Samon Lan, next to mandamela, mandamela, che gliela mando. No, la metto su Spread the Knowledge. Ma non c'è Spread the Knowledge lui. Gli dici di aggiungersi. Ma perché Shazam vorrebbe piammere le notizie? Clonoa. Clonoa 1 e 2 arriveranno in versione rimasterizzata. Ma infatti Fede dice, facci vedere le vostre informazioni a schermo. È perché se mostro Twitter ho paura che succedano cose brutte. Ah, ecco. Già l'ha messo lui. Ma non sa. Non ha letto i termini del contratto. Rimasterizzata su... Vabbè, arriverà la sua strada su PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC e Switch. Arriverà in esclusiva temporale... temporale sulla piattaforma Nintendo l'8 luglio. Nintendo Switch. Quindi allora, facendo il tap, noi dobbiamo comprare Live Alive, Clonoa, porta 1 e 2 per forza. Ma l'ho comprato 3 volte Clonoa. This was a triumph. Chrono Cross. Chrono Cross lo prendo. Se non hai i 3 ti interessa attualmente. Ma devo prendere i primi 3 prima. I primi 3, quindi no. Poi cos'altro c'era? Aspetta che è arrivato il trafiletto con Mario Kart 8 Deluxe. No Man's Sky. 6 personaggi. No, beh. Ah, Wii Sports, vabbè, Wii Sports per gli amici Wii Sports. Poi cos'altro c'era? Siamo già a 5. Wii Sports 2 vuoi dire? Siamo già a 5. C'è qualcosa? Front Mission? No, Front Mission mi interessa adesso. Quindi no, torniamo a 5. Cos'altro c'era che interessava? Front Mission? Questo qua avevano fatto il... avevano registrato il... come si chiama? Il copyright, ma esce solo in Giappone. The Centennial Case Ashijima Story, un gioco di Square Enix live action che uscirà solo in Giappone. Questa non è notizia da Spread the Knowledge, ma ve lo dico in diretta, così le persone che sono più presenti sanno più cose rispetto a quelle che non sono presenti. Sbam! Ok, ora Chrono Cross ha una pagina anche l'abbonamento, quindi è per Earthbound, no. Quindi... e il problema è che tanto per adesso mi è inutile, cioè non ho il tempo di giocare a Earthbound. Switch che è che per il singolo account, lo faccio io, per me lo faccio con Chocobo GP. No, me lo faccio io perché devo giocare, se devo giocare, giocare Chocobo GP mi serve, allora ci faccio, lo facciamo separato. No, la data del 6 si sa già. Perché il famiglia quindi costa 60, non ha senso 30 e 30. Nintendo Switch. Ma che stai dicendo? No, quanto costa il famiglia base? Ma che stai dicendo? Portal. Portal. Questo è uscito prima. Nintendo Switch ni tojou. Live Alive arriva in Nord America. Sono io a rispondere cosa stai aspettando. No, ma stavo dicendo, la data del 6 si sa già. Quindi, più che altro un annuncio per... Minchia Nojima. Un annuncio per i porting console. Non mi interessano grandi, speciali o Jumbo. Mi piace le gare che è gratuita. Grande, Nojima, non mi piace Jumbo. Dillo più forte per le persone della stanza. Nojima, puoi far uscire se altri make partono invece di fare ste cagate. Nojima non parlerà mai più di niente. Oggi è giorno del pesce. Poi... sì, l'avevo letto anche su TikTok. Questa devo andare a Pellegrino subito. Non gli interessa perché è Warriors.
hanno annunciato una collector di Fire Emblem Warriors Free Ops. Madonna, madonna. Stavo facendo venire un colpo. E lui spera che esca anche il 3 in lingua. Lui l'ha giocato in giapponese. Stavo 3 volte. Che prima di non pensare. Perché tra l'altro cosa? Light Yagami. Sì, Light Yagami, Light Yamura, quello di Judgment. Ah. Quando ha fatto la pubblicità per Earthbound. Yagami. Però non si chiama Light. No, Light. Individuale più pacchetto aggiuntivo sta a 40. E però quello singolo ma famiglia. Qual era quel gioco che avevo detto che sarà incluso? Mario Kart. Mario Kart. Ma vabbè, ma quello SNES adesso non mi interessa. No, non esatto. Quello base. Vedi, opzione di iscrizione. Quello base però famiglia. Ossia questo qua, iscrizione familiare, 12 mesi 35, sempre 17,50 euro. E allora ci facciamo il familiare. E per un anno, tra l'altro. E allora ci facciamo questo. Invece quello lì aggiuntivo è 70, quindi 70 35 al testo. Ma ripeto, il DLC l'ho comprato che mi è rimasto a singa. Giochi SNES non ci interessa. Attualmente neanche quelli mega. Che meraviglia! Nintendo Switch in Italia. E allora ci facciamo quello. Cioè, noi ci rendiamo conto che hanno fatto la presentazione Square e non c'era Chrono Cross. Hanno fatto PlayStation e non c'era Chrono Cross. È dovuto arrivare Nintendo a dire a me. E ora di dormire, diceva. Io non dormirò mai. A volte torno a mezzanotte ancora. Mezzanotte, io tra l'altro devo andare. Oh, Day One. È il Day One di Kingdom Hearts su Switch. Per quanto riguarda la versione cloud, abbiamo iniziato a distribuire la patch del Day One. C'è una patch del Day One. Le versioni del prodotto e le versioni di prova ci sono vari hanno vari problemi. Quindi scaricate la patch del Day One di un gioco in cloud. Ma che faccio, devo scaricare il gioco in cloud? Scusatemi. No, ma no, questa adesso non la devo. Pre-order now di Chrono Cross. Quindi è solo digitale. Vediamo, magari ci sono i link per lo Square Enix Store. Fermi. Ma sono in VPN che così lento. Tutta live in VPN. Abbiamo fatto la live in VPN, non andava niente. In VPN. Ma lo seguo già Chrono Game? Ora sì. Questo cos'è? Nintendo. Sono scontati fino al 28 febbraio. Che capolavoro, ragazzi. Abbiamo VLC Kirby. Ah, mi sa che è crashato il sito dei pre-order di Chrono Cross. Vabbè, ragazzi, è crashato il sito. Non sta prendendo, non sta andando. Minchia, Tokita si è svegliato. Eccomi! Ma Tokita non lo seguo ancora. Ma vergogna. Cioè, Tokita, fondamentalmente, è il mio director preferito dopo Hiroyuki Ito. Faccio una demo per dimostrare che il gioco gira bene in cloud, ma gira male. E aspettano il Day One per rilasciare una patch di un gioco in cloud che potevano applicargliela loro. Io resto senza parole, veramente. Che cavolo. Ha risposto Pellegrino, fammi sapere. Hai capito subito cosa stavo cercando, leggere e pensato. Mentre la prendo, se lo già dove è disponibile. Ti devo dire delle cose, Pellegrino. Tipo, no, cose mie. Cose nostre. Oh, comunque l'artwork è più bello del gioco. Quanto a Buddha può interessare della guerra. Capito? A Buddha interessa, infatti Buddha parla della guerra. Dicendo di non farla. Che poi sembra Rolling Now. Vediamo, ora vado in singolarmente. Stiamo dicendo, non sarebbe una buona idea, no, non credo. Una volta finito Way Out, portare Cuphead e poi il 30 giugno portare il DLC insieme. Tu l'ultima volta che ho giocato Cuphead non mi hai parlato per due giorni. Vero. Questo lo pubblico rapidamente nel gruppo, nel gruppo VET. Oh, c'è un commento per Chrono. Patch Day One per... Come si scrive Day One? Per Nintendo, per Kingdom Hearts su Switch. Ma vedi, hai visto in che caso non facesse ci sono le città già anche troppo vedere. Ma hai visto che ci sono le città in Non me frega niente. È un RPG a tutti gli effetti. È un RPG 6 livelli. Tu Cuphead, ti ripeto, l'ultima volta. A parte che è molto difficile Cuphead. Ma ci ho giocato col PC di mio fratello. Sì, gli ha rotto il PC dopo quel giorno. Quindi ora tocca a me. L'ultima volta che ho giocato a Cuphead mi sono date 7000 persone.
Sì, vero. È crashato tutto. Ripetiamo. Allora, io lo farei, poi farò un sondaggio. Tu sì, non decidi tu. Tu sul tuo canale puoi fare quello che vuoi. Hanno aggiornato... Cos'è 150? Ah, 150 persone potranno assistere andiamo, di presenza all'anniversario. Di avere la cosa giapponese. Ce l'ho il Green Pass, andiamo. Non il Green Pass. C'è il Green Pass. Ci sono cascati. L'anno prossimo 20 euro. Tu hai 20 euro. Ha caricato dove la pagina? Perché me non carico un cazzo? Ah, caricato, vero. Ma sono in VPN. Ma come 20 euro? Con Rocross spendo veramente 4-20 euro. In Giappone da... Ma cosa ci facciamo di 4? Ma ti ci voglio giocare ovunque. Ogni volta ricominciando da capo. Questa cosa non l'hanno fatta vedere. Le lanterne? È quello lì che ho detto, sì, sarà. È quello di Square Enix Scintilla. Non funziona. A prescindere, non sta caricando. Devo andare, forse qua ci sono altri link. O forse è scritto solo nella pagina. Sto dicendo, ecco, 19,96€. Italiano, confermato l'italiano. Ok, ma localizzato. Giusto. Sì. Ok, no, pensavo anche doppiato. Ma non ce l'ha il doppiaggio il gioco. Vabbè, ma neanche Advance Wars, e poi gliel'hanno messo. Ma costa 60 euro quello! È giusto. 33. Vado su Steam direttamente, magari lì. Come si scrive Steam? Ma Steam lo porta a casa. No, però c'è il Evil Genius. Come si chiama? Chrono Trigger. Libria. Sì, l'ho giocato, abbiamo giocato in live, l'abbiamo finito in live a Capodanno. Di Capodanno. Su PlayStation Store c'è già la pagina, ma non c'è ancora il prezzo. Cioè, mi dà da pensare il fatto che in Giappone comunque costa 3.000. Sono detto, perché c'è scritto Sakaguchi? E pensavo fosse questa. Che bella cagata. Ma non è vero bella cagata, ma perché devi dire? Tutto quello che fa la Disney fa schifo. Tranne Disney Infinity. Ma non ti permetto di dire questa cosa? Dimmi una cosa bella di Hercules. Ma Hercules era la vecchia Disney. Come si chiama il director di Hercules? Il regista. Director. Vediamo se ancora lavora per Disney o se è morto. Gran capolavoro. Questo non c'è, questo è tipo Dynasty Warriors 0. Il regista di Hercules è John Musker, che è il fratello di Elon Musker. Anzi, di più, Musker, di più. John Musker oggi vede 53. John Musker è morto. Era ovvio. No, ha diretto Oceania, sceneggiatura di Oceania. 2016, siamo nel 2022. Grande di Noah. Invece regista di Oceania, quindi l'ultimo film che ha fatto è Oceania. Ha fatto anche il Pianeta del Tesoro. Infatti, quali sono i film belli che ha fatto? Il Pianeta del Tesoro e basta. Non ne ho. Io potresti non cantare che Max Pezzali ci butta la live giù. Puoi smetterla di cantare mentre ci tinto mazzi in sottofondo. Ha fatto come director Basil Investigatopo, La Sirenetta, Aladdin, Hercules, Il Pianeta del Tesoro, La Principessa del Ranocchio e Oceania. Quindi è il miglior regista che abbia Disney facendo Square. No, tutto Hercules. Non è che... Però è mio nonno, preciso. Ma è... E live a live, lo so, però è quello di coso, Cliff. Non è vero. È lui. Però comunque, come quello che somiglia a Xenor. Ragazzi, per io ho film. Solo un sogno per Kingdom Hearts. Cioè, ho solo un mondo come sogno per Kingdom Hearts. Dragon Quest. Ma non accadrà mai. Metti Nomura Dragon Quest. Dragon Trainer. Ma non è Disney Dragon Trainer. No, è della DreamWorks. Per quello dico che è un sogno. No, prima o poi Square, sì, Square è un Disney sogno comprerà. Così non esista mai più. Quando Square comprerà Disney. No, aspetta, non è così. Quando Disney comprerà Disney. Quello sì. Con furia buia. Nintendo. Vabbè, Nintendo. Tranquilla che Disney compra tutte ome. Compra tutti, però poi chiude tutti gli store in Italia. Giusto. Bello, Dragon Quest qua. Tra
Però io non, a me non è crashato il tutto, quindi non so se il problema è mio o è di Switch, di Twitch. Il problema sarà unire la live, quello sarà una rogna. È perché ho detto quella cosa su Betty Davis, non è piaciuta Twitch. Forse, magari c'è stato anche un secondo di disconnessione, proprio per la mia connessione. C'è stato un secondo che si è disconnesso e quello ha portato... Stai urlando. Non sto urlando, sei tu che le orecchie sensibili. Comunque ragazzi, io approfitto di questo scamotaggio che ho usato per staccare la live. Per... io vi saluto, tu resti? Io devo portare le notizie al mondo. Tu resti ancora un po'. Io vado perché tra 6 ore devo andare a lavorare, quindi non mi pare il caso di restare qui o tre. Vedi l'Onoa. E quindi io vado. Adesso vedo le clip che avete fatto, se ne vale la pena. Domani sera vi faccio uscire veramente un punto delle reaction della live di stasera. Grazie a Sisko che ha fatto tutte le clip. Grazie mille. E restate con lui perché lui resta. Sì, ora parleremo di cose serie, tipo ma i maschi. Non se ne va via, però non urlare. Mi raccomando. Mi senti che sto urlando. E niente, ragazzi. Domani con lui per gli LC di Resident Evil Village. No. Biohazard. Che è il numero? 7. Bravo. 7 un DLC. E ah, su Switch c'è il pre-order in Switch America, $20. E lo prendiamo da Switch America. Se ci sono, qual è il problema? Allora Liam, però sta cosa che tu vai da altri streamers e poi vieni qua, a me non va bene, d'accordo? Ma magari stava streamando lui, che ne sai? Allora, stai streamando tu e hai giustificato, ma io voglio le prove. Voglio le prove, voglio che me le porti qua a casa. Ragazzi, infatti! Bravo, allora bravo. E buonanotte, ci vediamo domenica. È crashato Square Enix. Ok. Non va più. Lascio qui. Io ho bisogno di più spazio. Ah, ora che è tutto mio. Le mie cuffie, però. Stacca. Però non mi devo portare il mouse. Tira il dito. Allora, ora parliamo di cose serie. Ci riguardiamo tutto il direct a 0,25 per. Ora lei va a dormire, quindi non avrà più potere su questa cosa. Sistema il green screen, perché ora che ho più spazio su quello che voglio. Mi sembra come se fosse a casa mia, così bene che non metti niente, infatti. Ok, mentre abbiamo in sottofondo, continuiamo ad avere in sottofondo il direct giapponese, è il momento di fare un effettivo recap di tutte le pagine di lavoro che ho aperte, così le chiudo, e perché poi la tua RAM se ne va a meretrici? Perché non hai chiuso la porta come dovrebbero fare tutte le persone normali? Non mi pare che tu la stia chiudendo, a me sembra che tu voglia fare rumore per disturbare la mia diretta. Stai accendendo la aspirapolvere adesso? Sì, così ti ho fastidio. Così ti do fastidio. Si metta. Allora, appena se ne va. No, ma non mi possono far vedere ste cose. Hanno mostrato la limit di scuole di cloud. Guarda come è tornata su qui. Va bene, tu ora chiudi la porta. Tempo 15 secondi, comincerai a russare. Quindi se sentite lei russare. Ok, ora che davvero, però ha lasciato comunque la porta aperta perché non è capace di fare tre azioni contemporaneamente. Allora, limit, mostrate le limit di cloud e squall di Chocobo GP. Però ancora non vogliono sapere di far uscire un trailer apposito per loro due. Ok, vediamo se ci sono altre cose. Perché loro cosa hanno scritto? In modalità Chocobo. Loro non sono in Chocobo GP. C'è un evento stagionale di Chocobo GP.
in cui sarà possibile a questo punto ottenerli. Devo leggerla bene sta cosa. Questa cosa è da approfondire, perché se sono a tempo... però per adesso solo in Giappone ne parlano. Ok, questo è da definire come si deve. Allora, facciamo una cosa. Triangle Strategy sei bellissimo, ma io ho bisogno di mettere questa pagina a schermo intero. Per quanto sta caricando alla velocità del pollo. Per quanto il Chocobo che carica è bellissimo. Facciamo che rimettiamo il Direct e poi appena se la pensa ve lo apro. Non sta andando più niente di Square. Che bello. Cioè, la pagina di Chrono Cross mi sta dando errore. La pagina di Chocobo GP non si apre. Oh, ecco, si è aperta adesso. Allora, però voglio vedere un po'. Ecco qua. Allora, lo mettiamo qui. Cioè, l'ho solamente rimesso qui, sta caricando di nuovo. Ah, ecco. Allora, qui queste due notizie sono nuove. Abbiamo questa che non si apre, perfetto. È questa. Che questa qua è la Season 1. Quindi c'è una Season 1 effettiva. Però abbiamo questo che mostra nuove cose, che è il sistema. È la Season 1 in cui ci sono Squall e Cloud, livello 60. Però a questo punto c'è un po' da capire meglio come funziona col solo giapponese, non è chiarissimo. Allora, in Chocobo GP Mode Season Events saranno per circa 2 mesi. Gioca durante la season e guadagna season scores per migliorare il tuo season level. Dipendendo dal livello puoi prendere Jill per scambiare per diversi oggetti. Nella light version puoi fare in gatto. Se spendi Mithril per prendere un Prize Pass, che sarà tipo le microtransazioni. Sì, ma voglio sapere come posso ottenere. Ci sarà sicuramente tipo il Prize Pass per a pagamento, probabilmente. Quindi bisogna ottenere un certo livello. È come Coso, funziona allo stesso modo di Coso. Come si chiama? First Soldier. Devi raggiungere un livello nella season. Cioè Cloud tipo il livello 107. Però sotto è scritto il livello 60. Quindi, no, è il livello 60. 107 forse è lo sfondo. Quindi, a livello 60 si sblocca Cloud. Probabilmente. Se hai un Prize Pass, questa cosa devo aspettare che arrivi in Italia. Comunque, c'è una season. In Italia, almeno in inglese. Magari è già uscito in inglese, vediamo. Chocobo GP. Sito. Website. Ok, ne dubito, ma vediamo. Nel frattempo vi rimetto il Direct. Ok. Tanto ripeto, tutto quello che riguarda Square sta andando lentissimo. Ok, Chrono Cross è già disponibile al pre-order nello store. Nel frattempo Chocobo GP sta twittando quello giapponese, perché esiste solo lì le sue cose. 800 mitri saranno date a tutti i giocatori come bonus di accesso per la stagione 1. Se acquisti i giochi la versione del prodotto, sarai in grado di ottenere Cloud e Squall. Quindi appena loghi ti danno 800 mitril. Poi bisogna vedere questi 800 mitril come funziona. No, Jason Schreier, no. La cosa di Chrono Cross diciamo che era da molto tempo. Se leggete cose di Jason Schreier, non credetegli. Oppure credeteli, ma non così approfonditamente. Questo è Earthbound. Earthbound è molto interessante, perché avevo intenzione di giocarmelo, ma adesso posso giocare, tra l'altro, primo e secondo, quindi senza problemi di sorta. Allora, per adesso facciamo una cosa. Io devo portarmi... Jason è quello che ha detto che sarebbe uscito Switch Pro per forza obbligatoriamente. Switch Pro esce oggi e esce ieri. Si è visto? Più che altro ha detto fidatevi del leak di Nvidia. Se dici una cosa del genere, la tua credibilità mi cala di tantissimo. Allora. Cloud e Squall saranno legati alla Season
One di Chocobo GP, che rimarrà attiva per un mese, per due mesi c'era scritto, per due mesi. Adesso scrivo post in aggiornamento, perché sto aspettando io stesso nuove informazioni. Chocobo GP. Sì, è un giornalista della Madonna, però il problema è quando fa anche altro. Cioè quando non si ferma al solo giornalismo, ma anche al resto. Sono preordinabili 1, 2, 3, 4, 5, 9 SKU di Switch, quindi 5 nuovi bundle. Stanno riportando altri che il sito Square Enix è crashato. Sì, me ne sono accorto che il sito è crashato. Volete sistemarlo? Volete darmi il sito? Anche il sito Chocobo GP non va. Ah no, è questo Chocobo GP, aspetta. Però questo qua è rimasto a... è rimasto. Ecco. Ok. Tra l'altro non ho... cioè, il gioco di Gameloft, quello della Disney, come funziona? È davvero free to play? È un Gameloft Disney. Chrono Cross, allora io Chrono Trigger l'ho preso su Steam, quindi sarebbe, diciamo, ovvio che lo prendo almeno anche su Steam. Però non lo so, probabilmente lo prenderò almeno su Steam. Eccolo qua, annuncio Disney Speedstorm. Vabbè, sì, ma come li fa Gameloft allora? È un gioco mobile che arriva su Switch, praticamente. Cross Platform Play? Cross Platform in che senso? Dove altro esce? Oltre che per Switch, tutte le altre piattaforme. Online, sì, free to play, vabbè, è un gioco di Gameloft. Gameloft è il tempo degli, quando erano usciti da poco i giochi effettivi, è diventata famosissima, aveva fatto un sacco di giochi su mobile, di cui ricordo con affetto Spider-Man Amazing Spider-Man, se non ricordo male, l'unico che ho giocato per 5 minuti, poi ho rotto il telefono. Asphalt, credo. Minchia, sono usciti i render, che belli. E ho letto Skull. È Asphalt, credo. Probabilmente Asphalt. Pubblichiamo anche i render. La pagina di Chrono Cross in Giappone. Solo l'IVA, praticamente. Mi sa che in Giappone... no, in Giappone esce anche per Xbox. Infatti abbiamo Xenoblade. Strano che esca in Giappone su Xbox, però vabbè. Io devo, non tanto per i render, che posso pubblicarli, però sto dando troppe notizie frammentate e sta cosa non mi piace tanto. Chi se ne frega, mettiamo i render e amen. Render Cloud e Squall per Chocobo GP. Chocobo GP. Anzi, Chocobo GP. Il problema è che sti stronzi me li separano e mettendo due immagini non può essere commentato il post. Non è che fanno un'immagine sola. Ok. Ok. Nel frattempo Takashi Tokita ha comprato la collector di Live Alive. Switch Sport costa $40. Ok, quindi Live Alive non è anche prezzo pieno. Live Alive bisogna scoprire se esce anche fisico, perché è comunque un titolo HD 2D. E finora il cavolo, remaster di titoli HD 2D non sono usciti. Però penso verrà giudicato come un nuovo titolo di quella linea. E poi appunto perché costa €50. Poi se in America non esce fisico, sti cazzi, mi interessa che esca in Europa come Chocobo GP. Può seguire la stessa linea, non mi sta più che bene. Ora facciamo un giro sul sito di Nintendo, anche perché sul sito di Nintendo europeo c'è scritto se il gioco esce fisico, solitamente. Tanto il sito di Square è crashato una volta per tutte. Nintendo.it. Che bello, un sito che funziona. Ora disponibile Pokémon Arceus. Allora, abbiamo innanzitutto Chocobo GP
in copertina, perché finalmente hanno aggiornato, però ancora non è preordinabile. Ok, allora, tanto, ok, così vediamo tutti la pagina. Questo è Chocobo GP. Primo Chrono Cross. Sì, infatti per Chocobo GP c'è voluto un po' prima che... Come cazzo? Che si scrive Cross? C'è voluto un po' prima che l'aggiornassero. Eccolo qua. Però per esempio Chrono Cross già da subito non c'è la cosa della cartuccia. Già qua lo sanno. E tra l'altro pesa 4 giga. E qui ci sono anche tutte le migliorie. Modelli 3D convertiti in HD, illustrazioni di personaggi migliorate, musica di sottofondo di qualità superiore, Yasunori Mitsuda. Possibilità di disattivare gli incontri casuali, capolavoro. Possibilità di... questo qua, beh, è quello di Chrono Trigger. Le Treasure Interdite è quello... come è quello per Satella View, che è Radical Dreamers, io non capisco perché in francese. Non potevi chiamarlo Radical Dreamers? Quindi 4 giga. Questo qua probabilmente lo prenderò su Steam. Cioè, su Steam lo prendo sicuro. Compatibile con le funzioni di Nintendo Switch Online? Cos'ha di online Chrono Cross? Forse... no, non lo so. Oh no. Cosa può avere di online Chrono Cross? Forse c'è scritto in tutti. Sì, sì, il titolo è quello. Ciao, Ricky. Ah, il salvataggio, dici? Il salvataggio che... ma... cioè, perché hanno messo... voglio vedere una cosa. C'è il titolo originale giapponese. A parte il... ah, perché la colonna sonora già l'avevano chiamata Le Treasure Interdit. Dai, Mitsuda, perché hai scelto un nome francese per la colonna sonora? È il nome della host. Le Treasure Interdit. Quindi è colpa di Mitsuda. Perché il sottotitolo, cioè questa qui è la copertina, il titolo era Nusumenai Oseki in giapponese. Che è il tesoro impossibile da rubare in teoricamente. Cioè no, teoricamente è così. Però da questo Mitsuda ha creato la host che si chiama Le Treasure Interdit. E quindi hanno usato questo nome per... ci siamo capiti. E tra l'altro roba, ora manca solo Racing Lagoon dei titoli vecchi di Square. Il mio progetto di giocare tutti i giochi di Square in live pian piano si... tra l'altro Square ha fatto anche un gioco ero oggi. Io non è... quello là lo giocheremo pure in un modo o nell'altro. Vediamo se ci sono notizie. Nel frattempo 22 nuovi tweet. Ok, Tokida che ha comprato la Collector, i Mother su Switch, originale, il Carillon di Chrono Cross, con la canzone Scars of Time, che è quella più famosa, originalmente rilasciato solo in Giappone come merchandising del concerto di Chrono, gli americani, vabbè, gli occidentali, potranno comprare il music box, il Carillon, con la canzone Scars of Time. Ma non ti puoi spostare dopo che l'hai detto. Ok, ogni tre post c'è scritto... preordina, è annunciato Xenoblade. Questa sia l'unica buona. Ok, niente. Vabbè, ho capito, grazie, il paradiso è meraviglioso. Chrono Cross. Dove sono ok. Io. Per adesso questo rimane. Ora stiamo vedendo Nintendo. Vediamo live a live. Anzi, prima Front Mission. Front Mission, come detto prima, è il gioco misterioso di Forever Entertainment. Che appunto si parlava che potesse essere qualunque cosa. Front Mission ancora non c'è. First, perché Front Mission non ha una data. Per questo non c'è, perché non ha una data. Però a volte la mettono anche senza. Non è priorità in questo caso. E Clonoa per Switch ce l'ha la data. C'è quello Wii. Clonoa non c'è neanche. Però c'è quello Wii. Clonoa adesso è perfetto. Ah, questo per loro ci sarà. Clonoa Empire of Dreams, ma che lo mettono. Che tanto è giocabile su Wii U in caso. Quando metteranno la platform. E mettiamo quello italiano. E mettiamo il loop. Nintendo, perché non hai tagliato l'inizio?
Forse sia giorno è tagliato? No. Il social media manager di Nintendo si è scordato di tagliare l'inizio. Ok. Dicevo, ancora non c'è Klonoa. Però vediamo appunto Live. Square in queste cose è la più veloce di tutte. E metterei i pre-order dei suoi prodotti. Live, essendo 2D HD. Ah, lo hanno ricaricato questo qui, quello fuori allora. Ok, quindi poi lo rimettono. Perché questo è quello che era aperto da prima. Essendo 2D HD uscirà probabilmente, anzi, penso abbastanza sicuro, esclusiva temporale per Switch, per poi, come Octopath e Bravely Default 2, arrivare su altre piattaforme. Altre. Switch e forse Game Pass. PC e forse Game Pass. Io Switch l'avevo appena visto. Live Alive uscirà pure in italiano, tra l'altro. C'è la cosa della scheda, non c'è ancora la dimensione, quindi ancora non sanno quanto peserà. Tra l'altro io volevo sapere se ci sta lavorando Acquire, perché qui abbiamo Square Enix, cioè non ci sono i diritti di chi ci sta, cioè vabbè, no, Acquire non ci sta lavorando, ma neanche Artdinks. Volevo sapere se ci sta lavorando il team di Asano, ma il team di Asano è Square, quindi... Questo remake, ah. 5 GB, mi sembra poco 5 GB, per carità, è quello che pesa un Octopath Traveler, però Chrono Cross già mi pesa 4 GB. Poi sono curioso di sapere se ci sta lavorando il team di Asano, perché se ricordate, Asano disse che il suo team stava lavorando a 3 giochi che usciranno quest'anno. A questo punto, Live Alive penso sia uno di loro, di questi. L'unica cosa è che questo uscirà prima di Dragon Quest, che è stato annunciato prima. Ok, questa è Live Alive. In 28 anni verrà rilasciato su Switch come remake HD2D. Ok, Tokita è impazzito, ovviamente. Sì, l'abbiamo visto prima, ci ha lavorato Gosho Oyama. E tra l'altro ora metto l'immagine, voglio indovinare chi ci ha lavorato, cioè quale personaggio ha fatto tra i sette. Vabbè, qui l'immagine. Vedete che non riesco a capire chi ha fatto? Vabbè, magari perché questo artwork è univoco come stile. Ma se vado nella pagina... Oh, ciao Cloud. Se vado nella pagina specifica, Live Alive... Più piccola l'immagine, mi raccomando. Continuo a sottolineare che con questo stile non riesco a comprendere chi ha fatto tra i sette. Anche perché il 94 era l'inizio di Conan. Era il tempo di Kaito Kid. Era uscito Kaito Kid. Magic Kaito. Quindi il suo stile era molto diverso. Se uno legge oggi il primo volume di Conan, vede uno stile molto diverso rispetto a quello che ha adesso. Secondo me è quello con la cicatrice? Perché ragazzi, ci stiamo un secondo a scoprirlo in caso. Anzi, penso che ci sia scritto nella pagina stessa. Vediamo. Ctrl T? No, Ctrl maiusco T. Un indietro. Una X. Un quadrato. Live Alive è un remake HD2D. Perché comunque il gioco è rifatto col nuovo motore grafico, quello HD2D del team di Asano. Ah, voi non vedete la Shimomura. C'è la Shimomura a destra. Allora, se io scrivo Aoyama ha lavorato a Secret Orders. Sì, però così mi spoilero il gioco, io non posso sapere chi ha fatto Secret Orders. Ah, il protagonista è Emma di Live Alive. Emma Live Alive. Non era quello che volevo. Così mi spoilerò tutto. Non c'è un'immagine di Emma. Allora, me lo faccio con gli occhi chiusi. Vediamo. Vado su Secret Orders senza leggere. Vediamo, scrivo Emma qui. Scrivo Emma.
Senti, ci rinuncio, poi lo vedremo in dirittura d'arrivo. Però per l'appunto invece live abbiamo visto, già è aperta. No, qui però non c'è scritto il prezzo, o era nel cerca, era qui. Qui non c'è scritto il prezzo. Dove l'abbiamo visto? 49,99 in America. Vediamo America. Nintendo.com. Su shop. Cioè non è questo lo shop italiano. C'è un altro posto dove si possono comprare i giochi di Nintendo. Infatti vado in quello americano. In quell'americano c'è il prezzo. Ah, dalla console. Ah, ok, niente, risolto. Non avevo colto il fatto che c'è anche la console, in effetti. Ok. Vediamo, devo sistemare un attimino il green screen perché mi dà troppo fastidio. Tra l'altro c'è una situazione impossibile con sta telecamera. Ora mi sistemo un attimo. Oh no. Ok. Questo è sempre scritto sulla Switch. Mi dite che? Mi stai dicendo che devo prenderla? Andiamo a prendere la Switch. Se, no, se avessi voglia l'attaccherei pure, però mi scoccio a staccare il dock. Stacco il dock e facciamo la live notturna di Picross mentre parliamo lì. Allora, innanzitutto potete vedere che qualcuno stava giocando a Animal Crossing, che non vedete niente. Ok, allora. Sto dicendo... Ma veramente l'ha staccato qua? Cioè, ma... E poi dicono, la console... Dura poco, ma chiudere il software è troppo difficile. Ora noi andiamo di là, la svegliamo. Allora. Scopri offerte. Nintendo Direct. Sì, no, quello. Allora, infatti già su Direct sono tutte le cose a destra. Allora, Mario Kart 8 25, Switch Sport 40, Mario Strikers 60, Fire Emblem 60, Triangle Strategy con la nuova demo 60, Star Wars The Force Unleashed 20, Live Alive 50, Chrono Cross 20, Getsu Fumaden 25, Kirby 60, Advance 60, Kingdom Hearts, Metroid e lo Switch Online. Ora noi andiamo prima su Chrono Cross. E vediamo se qualcuno ha fatto additional work. Informazioni sui preordini non mi interessa. Classificazione per età. Procede al preordine? No. Launcher Screen Illustration e Chrono Cross. Cos'è Launcher Screen Illustration? È una cosa di Chrono Cross o è una cosa di Nintendo? Tra l'altro, un attimo, vi rimetto il direct in sottofondo. Ah, ma qui è fermato. Ops. Tra l'altro io ho le cuffie ma non ho il gioco. Oh, ok, fortissimo tra l'altro. Una sfilza di... Io devo vedere questa cosa di Launcher Screen Illustration. Perché Nobuteru Yuki era il vecchio writer. Tra l'altro il 99 si è quando uscito. Nobuteru Yuki era il director insieme a Tokita. Questo le tolgo perché non mi servono. Però devo capire chi è Launcher Screen Illustration. Perché comunque è una cosa copyrightata, non è una cosa copyright. Vediamo subito. Launcher Screen Illustrations. Cos'è? Non lo sappiamo. Ho troppe info e non abbiamo. Ha fatto fino a solo Chrono Cross ha fatto nel mondo.
Oh, no, non era quello giusto. Mentre Live Alive, purtroppo io di Live Alive voglio sapere solo se ci lavora il team di Asano, perché quella è la cosa che mi interessa. Quello nei copyright non possiamo saperlo. Character design Square Enix, Go Shoyama, Shokoku Ukan e poi tutti i mangaka. Ok. We shall survive and we shall win a glorious future for Bodland. Storia Inc. Io tipo Storia Inc. Ah no, aspetta, Live Alive più c'è Nintendo in alto. Io Storia Inc. non lo trovo a rapido. Per quanto tra l'altro su Chrono Cross c'è scritto publisher Square Enix, su Live Alive c'è scritto publisher Nintendo. Quindi Nintendo si occupa anche della distribuzione, almeno in Europa, come tutti gli altri titoli di Cosoli, di HD2D. Quindi io suppongo che anche Dragon Quest 3 subirà lo stesso percorso, uscirà in esclusiva Nintendo Switch, almeno per un periodo. Forse no, questo mi fa. Allora, per adesso dove c'è nella console? Sì, Live Alive esclusiva Nintendo. Probabilmente uscirà come Bravely Default e Octopath anche su Steam, forse anche da altre parti. Ma ad oggi è esclusiva Nintendo, Live Alive. E al tempo era esclusiva SNES. Quindi, da questo punto di vista, è coerente anche. Allora, nel frattempo mando le... ho scritto Nintendo? Ecco perché Square ha sbagliato. Cioè, veramente, ho fatto un... come si chiama? Un Mandela? Like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Allora, flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Volto coperto. Ecco perché Square ha scritto Nintendo su Twitter, perché io ho scritto Nintendo nella mia live. Ok, l'ho modificato, si è visto tutto. Dicevo invece di rivedere innanzitutto prima sempre un Twitter da zero. Ah, devo andare questa immagine a Destiny 1. Sì, Jerry con il formaggio. E no, lui no, è questo qua. Così è contenta. Nel frattempo No Man's Sky. Tutto questo abbiamo No Man's Sky. Ok, invece, dicevamo, mi apro un Twitter apposito. Ovviamente i due big Square parlando sono Live Alive e Chrono Cross, di cui, la versione fisica per il Giappone. Oh, ma te Kudasai. Naoki Ikushima, responsabile della grafica principale per la versione Switch. Naoki Ikushima, a cosa ha lavorato? Ha lavorato ovviamente a Bravely Default, Octopath Traveler e questi giochi qua. Naoki Ikushima è, penso, l'art designer, suppongo. Animation Department è l'animation department di Octopath, Bravely e Triangle Strategy. Congratulazioni per il tuo avvento a Reiva, ero responsabile della grafica principale Switch. Però così non capisco se ha fatto lui la cover. Io vabbè, non lo scrivo. Pubblico la cover e basta per adesso. Tanto Tokita sta scrivendo di tutto. Tokita, fermati, non mi spoilerare il gioco. Anche dello staff di sviluppo, i doppiatori dei parti, i doppiatori. Ci sono persone che chiamano Live Alive. Tokita è impazzito da quanti soldi guadagnerà per questa cosa. Ok. Dove l'ho messo Telegram? Qui, che non si vuole alzare. Telegram ho da fare. Mario Strikers Battle League Football. Che fastidio. Ora si è aperto. Già che Live Alive. Metto tra in corsivo in attesa delle
conferma nelle conferme fisiche in Europa. Ricordo che Chrono Cross in Europa, anzi in Occidente, da noi costerà 19,99€, mentre Alive 49,99€. Per adesso questo, mentre in Giappone costano molto di più, abbiamo visto. Takashi conferma che Magatsugu Saito è tornato per il character design di Xenoblade. Ah, ma ha fatto un messaggio Takashi, che è l'executive director. Quindi non è il director, è l'executive, sì. Non è che cambia tanto. E la gente per tutto quello che basta che c'è Takashi e cavolo va solo. La musica di Xenoblade è fatta da Mitsuda, ovviamente, Manami Kiyota, Ye Ace, Kenji Ramatsu e Mariam Aobonaidr. I caratteri sono fatti da Masatsugu Saito. L'artwork è stato fatto da Koichi Mugitani e basta. Queste sono le informazioni che ha rilasciato Tetsuya Takahashi, che voglio capire se solo executive o sarà pure il director di sto gioco. Quindi il ninja mascherato, Yetsufuma. Xenoblade Front Mission annunciato, non so voi già. Io ho bisogno di più cose, perché non abbiamo niente, perché si blocca il sito Square Enix? Ma l'hanno sistemato magari? No, no, sì. Ok, ho davanti a me il comunicato americano di Chrono Cross. Sarà disponibile digitalmente per PlayStation 4, Switch, Chrono Cross esce solo digitale, questo l'avevamo capito. Tra l'altro un prezzo risibile, avrei messo, cioè in Giappone costa 3.520 yen, cioè in Occidente lo stanno svendendo. Chrono Cross, che non è mai stato rilasciato prima in Europa, ritorna come remaster nella Radical Dreamers Edition, segue la storia di Serge, bla bla bla. In più ci sarà le tre storie inedite, rilasciato per Satellaview. Un nuovo trailer da un primo look del titolo. Poi sono tutte le cose che abbiamo visto prima, tra cui la localizzazione. E i giocatori possono scegliere tra la grafica vecchia o la nuova. Però i modelli 3D, le illustrazioni, font e il background finder non può essere separato, non possono essere tolti separatamente, verranno switchati tutti insieme. Originalmente rilasciati solo in Giappone, come beh, il Carillon, che uscirà ad ottobre. Radical Dreamers è rated T. T, vabbè, il 12 più, praticamente. Devo vedere se hanno aggiornato anche... Ah, ecco qua. Ah no, questo non c'entra niente. Launcher Screen. Character Design Nobito Ryuki. Square Enix, scritto solo Square Enix, tranne questo Launcher Screen, ma non è nei copyright, è sopra, è come se fosse il nome di Chrono Cross Launcher Screen Illustrations. Non è una persona, un qualcuno che copyrighta, è il copyrightato. E questo è il comunicato di Chrono Coso. Di Chrono Cross. Tra l'altro The Centennial arriverà pure da noi. Vabbè, questo lo leggo dopo. Final Fantasy, basta, Chrono Cross e The Centennial. Ci hanno dato priorità a Centennial, che è noto solamente nel direct giapponese, piuttosto che anche al resto. Per vediamo i comunicati invece europei. Penso che stiano dormendo. Chrono Trigger, noi abbiamo visto tutto, o meglio, non abbiamo visto le cose extra della versione DS. So che le cose della versione DS si collegano a Chrono Cross, il Devourer of Dreams. So che si collegano, ma mi finisce lì. E nel comunicato italiano c'è scritto sempre digitally. Vabbè, lo stesso è che in inglese. Sì, non ho fatto il Devourer of Dreams, che è quello della versione DS, che, ripeto, so che si collega a Chrono Cross. Magari prima di portare Chrono Cross, perché Chrono Cross è il 7, al più posso fare una Live Day One giusto per, ma non posso giocarmelo come si deve. Il 7 aprile è impossibile, probabilmente sarà ancora sotto Stranger of Paradise.
Ciao BD Silma. Magari prima facciamo quella cosa, cioè facciamo il dungeon aggiuntivo di Chrono Trigger. Ok. È il momento anche di pubblicare un po' di trailer. Live Live, sì, solo Switch. È pubblicato da Nintendo, tra l'altro. I toy announcement. Toby Fox, se vi piace Undertale vi raccomando di giocare Earthbound. Earthbound è molto più difficile. Earthbound, di giocare Earthbound Mother 2 e non il primo, perché il primo è più difficile, quindi gioco lo dopo. Non funziona così, Toby Fox. Prima si gioca l'uno, poi si gioca l'uno. Getsufuma, Chrono Cross, ok, adesso qua non c'è niente. Ora mi metto a pubblicare i trailer in più sta cosa. La demo forse già c'è, la demo di Triangle Strategy. Vediamo. Per quanto nel mio caso non la giocherò perché aspetto il gioco completo. Che non potrò giocare perché devo finire prima Out of Traveler. Allora, Dragon Quest, Saga Frontier, The World of Sifu, Final Fantasy XV, Dungeon Encounters, Chrono Cross, Kingdom Hearts, e con le mani, e Kingdom Hearts, e ciao ciao. Allora, infatti se faccio versione demo mi scarica una demo, non capisco se è quella nuova. Però penso di sì. Cioè non trovo motivi per far mettere quella vecchia. Poi l'icona è sempre la stessa, no? Infatti si chiama Prologue Demo. Si chiama Prologue Demo, è il nome di quella nuova, no? Io non ho giocato le prime due demo, ma questa si chiama Prologue Demo, è quella nuova. Quindi se scarichi quella nuova, la Prologue Demo. Lo stoppo perché, ripeto, non mi interessa. Come si stoppa il download? Opzioni, annulla. Il software era annullato, ok. È difficilissimo annullare un download su Switch. Ma annullato il download, ma l'icona è rimasta. Puoi cancellarmi l'icona? Puoi chiudere il software attualmente in uso? Non voglio che mi cancelli. Vabbè, facciamo che lo facciamo un'altra volta. Resta lì, non cadere. Nel frattempo hanno aperto il sito del portale di Kingdom Hearts. Cioè l'hanno aperto anche prima, ma adesso è più figo. Special live e talk show. Bella questa. Se la pubblico in direttissima nel VET site, ma poi spiegherò dopo cos'è. Tutto quello è Nomura. Ok. 10 aprile alle 8. Ah, sono tutti pieni. Il 17 febbraio invece cosa c'è? E oggi? Ah, oggi si mandano le richieste. Il 10 aprile ci sarà schedule opening alle 14, quindi alle 7 del mattino, ma è domenica. L'evento finirà intorno alle 20. Ah no, aspetta, all'1:30 si entra. L'opening è alle 14, ma inizia alle 17 e finisce alle 20. Quindi l'opening aprono alle 14, l'evento inizia alle 17 e dura 3 ore. E ci saranno esibizioni speciali, tra l'altro da Icaro che balla. 3 ore, 150 persone. Allora, noi saremo in live anche se non lo faranno in diretta. Non ho, Kingdom Hearts, il 20° anniversario. Il 10 aprile, che tra l'altro è il giorno di gioco GP, però non mi arriverà mai di... No, aspetta, 10 marzo è quello di gioco GP, 10 aprile no, giochiamo qualcosa. Saremo in diretta, perché alle 7 del mattino, no, alle 17 e alle 10 del mattino, se non passa l'orario. Infatti mi passa Chrono Cross. Però non sarà streamabile, ne parleremo, cercheremo notizie in diretta, però vediamo. Questo lo scriverò dopo, prima facciamo sbollire un po' il reparto Nintendo Direct. Nintendo! Ora, rivediamo un'altra volta tutte le info, poi cerchiamo un recap. Il Kivis e l'Agnus, due nazioni di Ionios, il modo di Xenoblade 3 sono in guerra. Vabbè.
Fire Emblem Box Art, Box Art, Nintendo, Nintendo, tutte le tracce, Live Alive, ho capito. Ha raggiunto Super Metro, ma non perché non l'hanno detto? Cos'è questo? I doppiatori di Live Alive hanno annunciato, quelli giapponesi, vabbè ovvio. Prima Destiny diceva, ma in Advanced Wars l'hanno rimesso il... Yaki Otsuka, l'unico che conosco. Ah no, Yushin Nakamura lo conosco pure. Strano, forse per concomitanza con Metroid Dread. Ah, hanno messo lo special, quindi per l'invincibilità. Ok, no, a livello di info dovremmo esserci. Vediamo i trailer separati che li metto pian piano su Spread the Knowledge. Si fa anche da assunto. Purtroppo mi sarebbe servito puttiglia le informazioni della stagione di Chocobo GP in inglese almeno. Allora, iniziamo. Per adesso c'è solo quello di Chrono Cross separato in inglese. No, non è vero, non c'è solo quello di Chrono Cross. Quello di Live Alive non c'è in italiano. Oh, andiamo per ordine. Earthbound, Boccomorfosi, Salmonoidi, Triangle Strategy, Cos'è la Giustizia, Direct completo un'ora e tre, The Radical Dreamers, trailer dell'annuncio, quello di Centennial Case. Purtroppo ancora c'è troppa poca roba per farci un contenuto come si deve. PlayStation Japan che pubblica cose degli anni 20. Ok, volevo mettergli il trailer. No, gli metto il trailer, ce l'abbiamo, gli mettiamo il trailer. Vediamo alla fine del trailer se c'è scritto qualcosa. Voi lo sentite, quindi lo tolgo perché sennò scoppia tutto. C'è scritto enorme nel trailer, Heavy Evolon Digital. Familiar copy abilities can be evolved. Ok, Telegram, devo chiuderlo e riaprirlo, mi sa. Trailer dell'annuncio di Chrono Cross. Che è Chrono Cross. Che conferma l'arrivo del prodotto in solo in versione digitale. Chrono Cross. Ok, sì, Chrono Cross ce lo siamo tolti. L'unica cosa che vorrei sapere è se Chrono, se Clonoa esce fisico. Square in queste cose è rapidissima, però Bandai Namco no. Io vorrei sapere se Clonoa esce fisico. Tra l'altro Clonoa esce prima su Switch e poi sulle altre piattaforme, quindi magari su Switch esce fisico e nelle altre no. Può essere. Xeno è arrivato, non è Xeno? No, è giovane a Balloon. Sono curioso di sapere se Clonoa esce fisico. Per quanto non lo prende, cioè l'8 luglio, da qua l'8 luglio non so neanche se sopravvivo, da qua l'8 luglio scoppio. Sarei curioso di sapere quanto è l'esclusività temporale di Clonoa. Per me ha dato 10 euro a Nintendo. Tu annuncia, poi si pensa. Aia. Ok, non mi sa che a livello di info, tranne il pass, la stagione di Chocobo GP, dubito avremo altre cose. Oh, aspetta. Allora, stanno arrivando, è arrivata la prima informazione in inglese del season. Cloud Strife entrerà nella corsa nella season 1. Cloud sarà un'esclusiva award del season pass. Ma non hanno annunciato finora nessun season. Mi fa benissimo. Cioè io la prima cosa che ho detto è datemi il season pass di
every entry is coming to Nintendo Switch as cloud. Però voglio capire se è come quello di The First Soldier. No, ho visto l'annuncio ufficiale, parla anche delle altre piattaforme, ma esce dopo per le altre piattaforme. Cioè non esce l'8 luglio. Kingdom Hearts Intergrim Masterpiece for Cloud. Però il problema è che mi interessa se esce fisico, ma cioè il fatto che esca anche sulle altre piattaforme è secondario, mi interessa che esca fisico. Cioè mi interessa, non è obbligato che esca fisico, però in quel caso so come comprarlo. Eccolo qua, guardate che bello. Devo capire sta cosa del Season Pass. Ma tra l'altro, perché lo vedete così male? Ah no, ero io. No, lo vedete male. Vedete una linea. Ah no, avevo io selezionato altra cosa. Devo capire questa cosa del Season Pass. Se devo acquistarlo, lo acquisto, non me ne frega niente. Però voglio essere sicuro. Cioè, se come quello, sarà come quello di The First Soldier a questo punto. Di First Soldier come funziona? Tu hai una stagione e puoi aumentare di livello nella stagione, però alcune cose le puoi avere all'interno di quella stagione solo se hai il Season Pass. Cioè tu puoi arrivare a livello 100 nella stagione e hai dei bonus da 1 al 100, ma alcuni sono bloccati perché devi comprare il Season Pass, che va a stagione, tu compri il Season Pass della stagione. È strano perché è una meccanica da free to play, è comunque particolare. Ma ripeto, se a me mi dicono, cioè devi comprarti il Season Pass di Giocobo GP, ma ne compro 4, cioè mi va più che bene. Tra l'altro questo artwork è bellissimo, character design, Itana, Asami, non c'è il nome di Nomura in questo artwork. È lui, il primo artwork che vedo in vita mia che non ha il nome di Nomura. Bla bla, vabbè. E sto sostituendo l'immagine che avevo messo prima, che era in bassa definizione. Com'è che si sostituisce? Modifica? Telegram, ma oggi che problemi hai? Faccio così. Ok, non so come sostituire Squall. Cioè Squall ancora non l'hanno messo. Ora la cosa che ho pubblicato prima, ho messo l'immagine aggiornata di Cloudy. Però ripeto, io voglio più notizie su sta cosa. Cioè se funziona stagioni, se c'è qualcosa di più grande, di questo ho bisogno, perché io se no sono lì, lo compro subito. Più che altro perché non si, cioè si poteva capire anche da quello giapponese in effetti, però in maniera diversa. Nel frattempo il sito ufficiale di Chrono Cross ancora non va. No, questo lo devo aprire dopo. Ogni volta che lo apro, d'altro mi crasha un po' tutto. E no, infatti ancora non si apre. Mamma mia. Ok. Io ripeto, è l'unica cosa di cui voglio avere un'informazione in più. Poi comunque, teoricamente quindi sono DLC, io sono contentissimo che abbiano seguito la manovra dei DLC per Chocobo GP, a differenza di quello che è successo con Melody of Memory. Perché i DLC in questi casi, in questa tipologia di giochi, fa parte di quella manovra del se ci sono ce ne lamentiamo, se non ci sono li vogliamo. Nel mio caso io li voglio e basta, perché comunque Chocobo GP si chiude come titolo con la direzione artistica di Toshiyuki Tanaka, e mettere personaggi non suoi in una stagione secondaria mi va più che bene. Io non gli avrei messo un euro che mettevano Cloud e Squall, e che l'abbiano messo all'interno di una stagione particolare. Per quanto ripeto, devo capire come funziona questa cosa del Season Pass, se come For Soldier o se in maniera diversa, mi va più che bene. Però ho bisogno di
io ho bisogno di sapere, perché poi in quello giapponese c'era scritto che era possibile fare tutto questo anche con la versione light, in maniera diversa quantomeno. Però non... se l'intervista l'avevo aperta, ma poi mi si è crashata, quindi non so se... cioè non sono andato a leggerla come si deve. Quindi adesso funziona. E facciamo che lo leggiamo in diretta. L'ho aperta 3 volte adesso. Qui ancora ho la stagione questa. Ok. Allora, il classico RPG ritorna l'8 aprile, bla bla. C'è qualcosa che... Winnow, se non che qualcuno di voi sognavano in maniera radicale. Oh, Chrono Cross. Siamo esaltati di dire che verrà rilasciato digitalmente per Switch, PS4, Xbox One e Steam il 7 aprile. Io avevo detto circa 6 mesi fa che non sarebbero più uscite remastered su questa generazione. Mi hanno smentito. Scusate, nella scorsa generazione. Mi hanno totalmente smentito. Aspetti, Claude Squall, senza il suo copyright, tra l'altro. E mi da dovete dare i soldi del Season Pass. Il classico RPG è stato migliorato con nuove visuali, illustrazioni, musica e altro. Include anche Radical Dreamers, rilasciato nell'Ovest per... rilasciato adesso per l'Occidente per la prima volta. C'è molto di cui parlare e parliamo. Tutti quelli che conoscono il gioco originale dobbiamo spiegare. Cos'è Chrono Cross? Chrono Cross è uno degli RPG considerato un vero classico del suo genere e per il giusto motivo. Racconta la storia di Serge, un giovane uomo che vive una semplice vita in un piccolo villaggio di pescatori. Non sapendo, ignorando beatamente quale destino aveva in serbo per cosa il destino avesse in serbo per lui. Un giorno lui si ritrova trasportato in un mondo parallelo, dove nessuno lo riconosce, ed è sorpreso di imparare che in quel mondo Serge, no, lo so che temporalmente, Serge è morto tempo fa come da bambino. È unito da, cioè, come si dice, joined, c'è un termine italiano, linkato ad un bimbo, si chiama Kid, mi sono confuso, ad un ladro tomboy chiamato Kid. Serge si imbarca per una epica missione tra due mondi paralleli per svelare il mistero della connessione tra la sua stessa esistenza e il futuro di quel pianeta. Originalmente rilasciato in Giappone nel 99 e nel 2000 in America, il gioco è pregno di idee innovative, molti di quelli sono ancora freschi anche 20 anni dopo. Per esempio, ha uno dei più grandi e più diversificati cast di personaggi giocabili di qualunque RPG. Sui Golden Hold My Beer. Cioè, non tieni la mia birra, tieni il mio orso. Lo metto anche un po' più forte il microfono. Ho abbassato la live, ho messo più forte il microfono. Con più di 40 potenziali membri del party, ognuno dei quali ha le sue affinità elementali e skill uniche da sbloccare. Include anche un battle system turn-based profondamente strategico, dove i misteri dove padroneggiare gli elementi e la stamina è la chiave del successo. E non possiamo non citare l'assoluta musica, la meravigliosa musica del compositore Yasunori Mitsuda, che è Which Made a Strong Case, che è stato considerato una delle migliori host realizzate nel mondo dei videogiochi. Per dirle in breve, Chrono Cross è un gioco davvero buono, e adesso con la Radical Dreamers Edition è ancora migliore. Cosa c'è di nuovo? La release avrà molti potenziamenti, alcuni dei quali che rendono questa già meravigliosa avventura ancora più soddisfacente. C'è anche di nuovo contenuto nella forma di Radical Dreamers. Ecco alcune cose che ci aspettiamo. Ciao Game People! Sì, abbiamo visto che sarà tradotto in tutte le lingue... nostrane, quindi per la prima volta abbiamo tutto nella nostra lingua, sia Chrono Cross che Radical Dreamers, per quanto ha il nome francese per via della host di Mitsuda. Modelli aggiornati e font caratteri. I modelli 3D sono stati convertiti con visuale con l'alta definizione, rendendoli meravigliosi da essere visualizzati su display moderni. Il font è stato reworkato per l'HD e c'è anche un filtro in background disponibile. Character design e nuovo artwork da Nobuteru Yugi, che è il character designer originale. L'originale character design di Chrono Cross è ritornato creando nuovi artwork e ridisegnando, o meglio, riprogettando i personaggi. Nuova musica da Yasunori Mitsuda. L'acclamato compositore di Original Cross è anche tornato con una nuova traccia al singolare. E più della musica è stata rifineggiata, significando che la qualità del suono è migliorata.
Vabbè, ora c'è il team della Shimomura. Puoi switchare tra quella vecchia e la nuova, tra la nuova e l'update visual. Puoi scegliere di giocare con i modelli 3D aggiornati, fonte illustrazione e filtered background, o con l'originale grafica, e switchare tra l'originale e la soundtrack rimaneggiata pure. Se sei un purista o solo nostalgico, puoi goderti il gioco come era originalmente presentato, però tutto quanto è in un blocco, non possono essere switchati singolarmente. Potenziamenti della battaglia. Molti quality of life sono stati inclusi nel battle system, come l'auto battle, disabilitare gli incontri casuali, la possibilità di cambiare la velocità del gioco, può renderlo più veloce o più lento. Perché dovrei renderlo più lento il gioco? Che senso ha? Cioè, non capisco. Va bene, ognuno si diverte a modo suo, no? Io non sono nessuno, meglio una cosa in più che una cosa che non esiste. Oltre, eccetto per le cutscene. Fin dall'inizio. In effetti c'è scritto l'abilità di disabilitare gli incontri dei nemici, non incontri casuali, sono io che ormai lo associo in automatico, random encounters, ma in effetti c'è scritto l'abilità di disabilitare gli incontri con i nemici, però questo significa che se fai sì scompaiono dalla mappa, cioè premi battle boost e get an edge on the enemy per rendere, vabbè, sì, soverchia il nemico per rendere una battaglia più facile se vuoi solamente proseguire nella storia. Tutte queste cose rendono il gioco conveniente da giocare, più conveniente da giocare. Radical Dreamers è incluso. Radical Dreamers, Le Sonfon Terrible e Le Tresore Interdite è un'avventura text-based e che originalmente è stato rilasciato nel 96 per Satellaview, una periferica del Super Famicom. Satellaview non è mai stato rilasciato fuori dal Giappone, quindi i giocatori occidentali non hanno mai avuto la possibilità di godere, di sperimentare, di godersi Radical Dreamers. Pausa drammatica. Fino ad adesso, come il nome implica, Chrono Cross The Radical Dreamers Edition include la text adventure, adesso totalmente localizzata in inglese, oltre a francese, italiano, tedesco e spagnolo. Racconta una storia che ha forti legami con Chrono Cross e non deve essere mancata. Quando verrà rilasciato, la buona notizia è che non devi aspettare molto per iniziare ad esplorare i meravigliosi mondi di questo classico RPG. Chrono Cross The Radical Dreamers Edition verrà rilasciato il 7 aprile 2022 per Switch, PS4, Xbox One e Steam. Preordina e tutte le informazioni. Ora funziona? Ovviamente no. Ovviamente no. Qua ritorniamo al Direct, che sta per finire, quindi abbiamo Earthbound. Ci sono novità sul Season Pass di Chocobo GP? No. Hanno aperto la pagina di Front Mission, che non mi interessa. Square Enix ha pubblicato le nuove immagini di Radical Dreamers. No, dovete finire questa cosa dei rumor. Tetsuya Takahashi, beh, questo l'abbiamo letto prima. Questo non mi interessa. No, ancora abbiamo solamente Cloud. Volete, porca miseria, dirmi più notizie su questo Season Pass di... E uno ha scritto come commento: odio come questa tattica funzioni su di me. Volevo, cioè, a parte il render di Squall che mi sarebbe servito pure, ma oltre a quello volevo queste nuove informazioni. Torno un attimo in quello italiano, o meglio in quello orientale, ma non c'è niente ancora. Questo lo aggiorneranno tra 20 anni. Che fastidio, cioè in quello occidentale, in quello europeo ancora non si parla della versione fisica, non c'è il tasto pre-order, cioè non c'è il tasto pre-order in un sito ufficiale. Io devo capire come funziona sta cosa. Tra l'altro devo vedere un attimo il press, perché magari non hanno aggiornato mettendo le cose di Chocobo GP. Chrono Cross, solo Chrono Cross, hanno cancellato anzi la cosa di Centennial. Sono accorti che non avevano abbastanza informazioni. Chrono Cross subito lo hanno smarcato. Mi dà fastidio perché volevo rilasciare qualche informazione in più, perché so che appena vado a letto rilascio tutte le informazioni. Però niente, io direi che a livello di info non penso avremo altro. Quello che mi manca è il sapere se Chrono uscirà fisico. Probabilmente se ne parlerà appena apriranno i pre-order. Anzi, vediamo se ne hanno messi. Ma non credo. Vediamo. Torniamo qui. Anzi, qui. Clono
patate. Hanno messo poco. Insomma, è quello per Wii. Possiamo comprare se vuole. Probabilmente appena apriranno i pre-order si cominceranno a sapere. Forse anche con la scheda. Live Alive penso uscirà fisico. Non abbiamo ancora la conferma occidentale, ma penso che uscirà fisico. Non credo che avremo differenti cose legate a. Quindi per quello non ho problema. Chrono Cross lo prendiamo su tutte le piattaforme. E niente, personalmente a me interessa principalmente. Sarebbe stato bello un recap di tutte le cose che hanno annunciato. Qualcuno l'ha fatto, Gematsu l'ha fatto? Ha fatto un cazzo, Gematsu. L'ha fatto i singoli per tre giochi. Ma un recap di tutto quello che sta. Silicon Era. Ho finito i siti che fanno informazione. No, non c'è un tutto, ecco, un tutto non c'è. Andiamo per ordine, mi va bene comunque. Allora, questo qui è quello da. Però in quell'americano non mettono la cartuccia. Come per carità, ho cercato solo Chocobo GP, quindi non so quando valga per il resto. Allora, andando in ordine, Fire Emblem Warriors Free Ops, cioè il 2 legato a Free Houses, non mi interessa perché non sono fond nell'universo di Fire Emblem, però sono contento che loro comunque ci credano. Ho visto il nome giapponese, però non ho visto se si chiama Musou, credo di sì, credo che si chiami Musou in giapponese come l'uno. Quindi continueranno, probabilmente ci sarà anche un Hyrule Warriors 2 andando avanti. Hyrule Warriors 2 è diventato il Musou più venduto per forza di cose, tra l'altro. Splatoon non mi interessa. Chrono Cross ne abbiamo già parlato. Live Alive ne abbiamo già parlato. Advance Wars non mi interessa, ma ne riconosco la qualità e il fatto che sia importante che esca questo remake. Front Mission non mi interessa, ma almeno ci siamo tolti dalle balle il cosa farà Forever. Forever fa Front Mission, sì, pensa Front Mission. E comunque sono contento che anche questo sta ritornando in auge come prodotto. Che comunque tutto quello che ha fatto Square e Xenoblade, tutto quello che ha fatto Square pian piano sia tutto giocabile, per quanto mancano i veri capolavori come 3D World Runner. Stavo dicendo Mizia, ma c'ho Chocobo GP invece nel Mario World a 40€, che comunque è pochissimo. Si hanno detto che sarà nello stesso universo di Free Houses. Poi c'è la terza demo di Triangle Strategy, che sarà il prologo a ridosso del rilascio, perché esce tra un mese, che mi pare che anche Octopath fu due demo e l'ultima era il prologo, quello di Albert e Primrose, mi pare fosse così se non ricordo male. Quindi seguono una scia simile, ossia darti l'inizio giocabile, che comunque è una strategia che funziona parecchio, specialmente con titoli che sembrano a basso budget, perché comunque l'HD2D non è figlio di nessuno. Cioè, non so quanto possa essere complicato sviluppare in questo modo, ma di certo non è semplice fare un titolo del genere. Poi Clonoa 1 e Clonoa 2, questi da prendere immediatamente. Devo capire solo dove e in che formato, se fisico normale. Ah, quindi proprio un punto di vista diverso. Ok. E dato questo qui è il trailer di Nintendo, non me ne frega niente. Are coming soon. Mi dire come insomma, vabbè. Earthbound ed i Mother mi interessano tantissimo, proprio tanto tanto tanto, ma non ho il tempo attualmente neanche di pensare di giocarli. Non dico che li porterò in live, probabilmente no, ma me li giocherò, però non subito, cioè non oggi non mai nella vita, però devo capire anche da dove arriva, come si dice, sia da dove arriva Undertale sia da dove arriva comunque tutta la famosità, ecco, il perché è così importante questo gioco. SD Gundam non me ne frega niente. Xenoblade mi interessa, ma non finché non gioco i primi due e l'X. Centennial Case era un vecchio un vecchio copyright che ha fatto Square. L'ho riportato tanto tempo fa. Vediamo se lo trovo. Se scrivo Centennial.
No, avevo pubblicato solamente il Cizao. Porca Cizai. Cizai. Brevely, no. Lost Judgment, eccolo qua, l'hanno registrato il 22 marzo 2021 insieme a uno che si chiama Haru Yuki Terra Etrotica. Centennial Chiesa Cicima Story, quindi l'hanno pubblicato un anno fa e non se ne è saputo più niente. E oggi appunto hanno annunciato, però lo hanno annunciato nel direct giapponese per poi pubblicare il trailer anche in occidente, cioè non c'era spazio nel trailer, nel direct. Ok, va bene. Il gioco è un live action murder mystery per Switch, prezzo pieno credo, o 50 prezzo pieno, uscirà su tutte le piattaforme worldwide, uscirà per Switch, PS4, PS5, PC, tutte le piattaforme tranne quelle Microsoft. È interessante, ma mi finisce lì, cioè è interessante, fine. Uscirà il 12 maggio e in Giappone uscirà anche fisico. Spero anche in occidente, per quello che mi può interessare. Metroid Dread aggiunge la difficoltà facile e la boss rush. Hanno annunciato Mario Strikers, il gioco di calcio di Mario. Un attimo che... ecco. Taiko no Tatsujin arriva con un suo abbonamento per oltre 500 canzoni. A me interessa se fanno una collector con i tamburi, perché io ci ho provato a giocarci su Xbox, sul Game Pass, senza tamburi non vado oltre normale. Limited Edition per Fire Emblem Warriors, poi Loop 8, un nuovo RPG che hanno mostrato solo nel direct giapponese, il DLC Deluxe di Mario Kart che aggiunge 48 piste da diversi giochi, dai precedenti titoli, Kirby, vabbè Kirby, cioè, ci abbiamo al Day One e finisce lì. E Xenoblade. In effetti con i Joy-Con magari è più figo rispetto al tamburo, cioè rispetto al pad, questo sicuramente. Di Gameloft neanche lo hanno portato, non mi interessa al sito riportare. Sto controllando per l'ultima volta Twitter, veramente questa è l'ultima volta Twitter. Xenoblade uscirà a settembre. Questo cos'è? Chrono Cross Live Alive, ormai è la stessa cosa. È stata rilasciata un'immagine di confronto tra la versione rimasterizzata e la versione originale di Chrono Cross. Non è che ci sia questa grande differenza. Ok, diciamo che non è il miglior modo per... Splatoon non mi interessa. Ok, no, io direi che possiamo finirla qui. Scrivo solo su Spread the Knowledge la cosa di Kingdom Hearts, che con l'immagine che avevo messo qua. Questa sarà l'ultima cosa che scriverò su Spread the Knowledge. Allora, l'evento di Kingdom Hearts si terrà nell'Ikarie Hall di Shibuya Ikarie con 150 persone presenti. L'ingresso è schedulato per le ore. Anzi, la reception aprirà alle 13:30 orario giapponese per aprire le porte alle 14. Lo spettacolo inizierà alle 17 ed è la fine è prevista per le 20 orari occidentali. Però devo essere sicuro, perché di sicuro si tolgono 7 ore. Ah, non ho scritto 10 aprile.
il 10 aprile. Non ho scritto il 10 aprile. E orari occidentali. Allora, se io metto ora in Giappone, adesso in Giappone siamo, siamo avanti. Giusto. 7 ore, 8 ore. Attualmente noi siamo GMT1 e in Giappone sono GMT9. Non ci sarà, non c'è marzo, minchia, c'è marzo nel mezzo. Noi abbiamo l'ora legale nel frattempo. Quindi diventerà più 7 nel frattempo. Allora, il 5 aprile, se alle 11 del 5 aprile, che ora sarà in Giappone? Porca miseria, la cosa del fuso orario mi sconfiverà tutto, perché noi a fine marzo cambiamo il fuso orario. Quindi non sarà più 8, ma sarà 7. Miseriaccia. In Giappone non dovrebbe cambiare il fuso orario, rimane sempre lo stesso, rimane sempre GMT più 9. Però noi passiamo da 1 a 2. Che quando cade l'ora legale da noi? Ora legale 2022. Il 27 marzo. Noi il 27 marzo passiamo di un'ora. Quindi più 7 sarà. Orari occidentali. Io metto tra parentesi, considerando il cambio di ora legale. Considerando il cambio di ora legale a fine marzo, io conto 7. Apertura 07. Spettacolo 10. Fine prevista 13. Kingdom Hearts 20th. Off. Ok. Ciao Nicola. Ero un attimo preso dal farmi un conteggio pensando al futuro. It's not real. 12 maggio, Centennial Case in francese. Questo cos'è? Hanno rinviato? Ah no, hanno esaurito gli scacchi di Kingdom Hearts. Non hanno rinviato niente. Non ci sono nuove informazioni. Ci speravo fino alla fine che dicessero due paroline in più per il season pass di Chocobo GP, ma ne riparleremo. Oh no, hanno messo adesso Cloud, ecco il season pass. Squall no. Squall sarà in lineup allo Jill Shop. Quindi solo Cloud è acquistato. Ma non, come funziona sta cosa? Ma volete rilasciarmi un piano di informazioni decente? Non si capisce niente. Cioè, Cloud lo compri coi soldi e Squall lo compri con la valuta in game. A meno che... No, non lo sto capendo. Se non si decidono a rilasciare un piano di informazioni effettive, non lo comprendo. Cioè, io ho scritto post in aggiornamento. È finita lì la cosa. Ora io, staccando, mi passo un attimo anche il tempo a leggere meglio il sito giapponese, perché per me non lo sanno neanche loro cosa sta succedendo. Cioè, loro pubblicano, gli dicono le informazioni, perché da quello di Cloud a quello di Squall sono passati 28 minuti. Cioè, per me non lo sanno neanche loro in mezzo cosa devono scrivere. In ogni caso ho aggiornato l'immagine del render che c'era prima. Quindi adesso ho messo Squall anche nuovo. E eccetto il sito giapponese non ci sono altre fonti di info. In ogni caso io domani per forza di cose devo svegliarmi per lavorare. E quando mi sveglierò avremo le informazioni. Io avrò le informazioni e le avrete anche voi. Io direi che con questo possiamo concludere il direct. Mi spiace che dovrò unire le live perché c'è stato quel secondo di disconnessione che mi farà perdere un sacco di tempo, perché unire due live mi richiede un sacco di tempo. Sembra una cosa stupida, 60 frame sono infami per il montaggio, però vabbè, questi sono problemi miei.
Va bene, noi ci vediamo domani con Resident Evil 7. Ci vediamo in DLC di Resident Evil 7. E quando è la carica del telefono? 88, sto anche un po' col telefono, vediamo se riesco le informazioni. Ripeto, noi ci vediamo domani con Resident Evil 7 DLC. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di trama. Non lo so. E niente, io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la live vi è piaciuta, iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo alla prossima live. Bye bye. E appunto è quello la cosa. Ora mi metto un po' a leggere.